Con questa seduta proseguiamo le procedure informative relative alla proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza che, come sappiamo, è incardinata nelle commissioni bilancio e affari europei del Senato. Proseguiamo le audizioni che abbiamo avviato qualche giorno fa. Questa mattina ascolteremo i rappresentanti di Confartigianato Imprese, Confindustria, CNEL, Svimez e Istat e poi una seconda seduta oggi alle 15. Ai sensi dell'articolo 33,4 del regolamento è stata richiesta l'attivazione del circuito audiovisivo e la trasmissione sul canale satellitare e sulla web TV del Senato. La Presidenza ha fatto conoscere preventivamente il proprio assenso. E siccome non ci sono osservazioni a tale forma di pubblicità, la consideriamo adottata per il proseguo dei lavori. Vedo già collegato il dottor Panieri, direttore delle politiche economiche di Confartigianato Imprese, al quale do il benvenuto a nome mio e del presidente Pesco, collega. Io le darei subito la parola per il suo intervento. Magari ci lasciamo qualche minuto alla fine del suo intervento per qualche domanda che potesse emergere dai colleghi collegati in remoto. Prego, dottor Panieri. Non la sentiamo. Eh sì, era Eccoci. disabilitato l'audio, adesso credo che mi sentiate bene. Perfetto. Grazie Presidente, grazie alle commissioni per averci voluto ascoltare su questo importante dossier, relativamente al quale Confartigianato pensa che l'Italia abbia una imperdibile occasione per utilizzare, al di fuori di quelli che sono stati fino a qualche anno fa, i vincoli che ci costringevano ad un severo regime di controllo del bilancio, le risorse che ci arriveranno dall'Unione Europea che possono rappresentare veramente un volano importante per lo sviluppo del paese e soprattutto per consentire all'economia del paese fortemente provata dall'epidemia in corso, di ritrovare tutto il suo potenzialità di crescita e la sua competitività anche sul piano internazionale. Noi riteniamo che per come è impostato attualmente il PNRR, questo contenga tutti i capitoli per noi prioritari che coprono potenzialmente molte delle esigenze rappresentate dalle nostre imprese, laddove si parla di innovazione digitale, di transizione ecologica e soprattutto di competitività e riequilibrio territoriale. Si tratta di importanti aree nelle quali le nostre imprese hanno sviluppato la propria progettualità e possono essere protagoniste. E soprattutto l'altra cosa che riteniamo importante è che il PNRR possa contare su un piano di continuità con cantieri importanti già avviati, come per quello che ci riguarda in termini di attenzione, il cosiddetto superbonus 110%, piuttosto che il programma Transizione 4.0 e che trovano il nostro pieno consenso. Riteniamo pertanto importante non disperdere il patrimonio di lavoro già fatto dal precedente governo, chiaramente confermando gli ambiti di intervento individuati, ma diciamo con la convinzione che nel proseguo del lavoro certamente questi elementi saranno meglio definiti e dotati di un maggiore dettaglio che consentirà al piano di dispiegare tutto il suo potenziale. Sono, come dicevo, i capitoli più importanti contenuti attualmente nel piano, capitoli che appartengono vocazionalmente alle imprese a valore artigiano che Confartigianato si rappresenta. E noi pensiamo che proprio attraverso questo tessuto diffuso di impresa possano verificarsi le migliori condizioni affinché gli investimenti supportati dalle risorse di derivazione europea possano costituire una condizione imprescindibile per il recupero delle condizioni di vita sui territori, della qualità della vita, del miglioramento della qualità della vita
sui territori, soprattutto sotto il profilo ambientale e soprattutto sotto il profilo del potenziamento digitale del paese. E quindi, come dicevo in premessa, un'occasione che non dobbiamo assolutamente farci sfuggire. L'altro elemento, e in questo ci sentiamo di condividere le parole già espresse dal Presidente del Consiglio, che rappresenta un valore importante del piano, sta nella prospettiva che il piano deve avere rispetto alle nuove generazioni, relativamente alle quali io credo che sia arrivato il momento opportuno per prendersi un impegno serio che consenta di costruire condizioni migliori di vita in un contesto ambientalmente sostenibile, visto che ci impegniamo a costruire queste condizioni, chiedendo alle giovani generazioni di sostenere in prospettiva attraverso il debito l'impegno di investimento che dovremo essere chiamati a fare. Uno degli elementi che tuttavia ci preoccupa, dopo aver appunto indicato queste parole di merito rispetto al piano, è la sostenibilità amministrativa del piano. Questo è un tema che diciamo, ricorre spesso nel dibattito e che comunque preoccupa soprattutto per gli aspetti legati alla governance. Noi ci auguriamo, da un lato, che le dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio di intervenire attraverso un disboscamento di percorsi amministrativi e una diciamo, semplificazione forte di appesantimenti inutili. Il Presidente del Consiglio ha citato a questo proposito l'esempio del Ponte Morandi, del modello Ponte Morandi, da noi molte volte invocato come pratica lungimirante di contemperamento dell'efficacia amministrativa con la necessità di garantire trasparenza e contrasto alle attività illecite. L'altro elemento che riteniamo critico per il successo dell'implementazione del piano è il costante coinvolgimento delle parti sociali, il confronto con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori affinché possano essere costruiti obiettivi non fatti a tavolino, pochi incisivi verso l'economia reale, ma si possa tener conto del dibattito sociale che si sviluppa nel Paese. Ultimo elemento che cito in premessa, prima di entrare nella descrizione rapida di alcuni elementi di proposta che Confartigianato vuole avanzare, è la scommessa delle riforme strutturali. Pensiamo che sia l'ultimo capitolo che si apre per affrontare seriamente le riforme che in questo Paese devono essere fatte da anni, dalla riforma dalla semplificazione amministrativa alla riforma del fisco, alla riforma della giustizia, tutti elementi sui quali siamo stati chiamati a responsabilità da parte delle autorità europee nel corso del tempo e che ci sentiamo di dire dobbiamo necessariamente affrontare come prioritaria contorno di tutto il lavoro che sarà fatto per l'implementazione del PNRR, perché altrimenti, se manteniamo un contesto critico come quello attuale e non interveniamo seriamente su capitoli che, ripeto, sono fondamentali per la vita del paese, rischiamo di vanificare lo sforzo, sia pure ingente, di investimento che verrà fatto attraverso l'utilizzazione delle risorse. Venendo un attimo ai capitoli, e qui vado rapidamente e cito soltanto i titoli perché penso che possiate poi approfondire le tematiche e le nostre proposte nel documento che vi è stato inviato in premessa di questa audizione. Sicuramente la missione numero uno, quella relativa alla digitalizzazione, all'innovazione, alla competitività del sistema produttivo, vede le piccole imprese a valore artigiano, l'impresa diffusa di territorio, protagonista di scommesse che devono essere giocate su temi fondamentali per il miglioramento della qualità della vita nel nostro paese, nei nostri territori e nelle nostre comunità, soprattutto verso l'orientamento delle produzioni verso soluzioni green, la riqualificazione energetica, la messa in sicurezza del territorio e del patrimonio immobiliare, il recupero del turismo, inteso non come sostegno ad un settore economico-industriale, ma come ecosistema del quale fanno parte sia le comunità che le imprese che vivono su un territorio e in cui vanno generate in primo luogo le condizioni di benessere per le comunità locali affinché queste possano diventare efficaci attrattori
di turismo e di visitatori internazionali. Sotto questo, le priorità rispetto a questo capitolo per noi sono la stabilizzazione del piano Transizione 4.0, che deve essere reso maggiormente utilizzabile per le micro e piccole imprese. Devono essere trovate soluzioni significative a sostegno di una finanza di impresa difficile per i piccoli imprenditori, un'area nella quale si dice spesso c'è fallimento di mercato perché ormai molte imprese non sono più servite dai canali tradizionali di credito del sistema bancario e relativamente a cui quindi vanno trovate soluzioni anche innovative. Noi, per esempio, citiamo l'esperienza di Bondi Territori che, se semplificati e resi disponibili alle micro e piccole imprese, possono costituire un valido canale di finanziamento alternativo al credito bancario. Ma c'è anche, per quello che ci riguarda, una legge quadro per l'artigianato che va migliorata e va rivista, cercando di attualizzarla a quelle che sono i segni dei tempi, soprattutto cercando di intercettare non tanto una dimensione di impresa, ma un valore artigiano che le nostre piccole imprese esprimono da sempre e che costituisce l'asset portante del nostro Made in Italy. È un capitolo importante la trasmissione di imprese e dei mestieri, è un capitolo importante il recupero di piccola manifattura di qualità all'interno dei centri urbani sempre più spopolati dalle attività produttive, sempre invece più orientati ai servizi, e questa pandemia ci ha fatto intendere questo spostamento importante dei centri urbani verso i servizi abbia fatto perdere poi tessuto connettivo attraverso lo spopolamento delle attività economiche di prossimità, che è certamente un valore importante per lo sviluppo dei territori. Pensiamo che debba essere valorizzato l'artigianato artistico, magari richiamandosi a un modello vincente francese sul riconoscimento ufficiale dell'artigianato artistico come patrimonio culturale italiano. Pensiamo che sia importante un recupero mirato di manutenzione e restauro degli immobili di interesse storico-artistico. Pensiamo che debba essere effettivamente avviato un sostegno importante alle attività del Made in Italy, in primo luogo cercando di recuperare a livello comunitario la battaglia sulla indicazione d'origine obbligatoria dei prodotti, e dall'altro lato attraverso le attività di sostegno all'export, in particolare orientate con strumenti dedicati alle micro e piccole imprese. Per quanto riguarda la transizione ecologica, per noi è fondamentale rendere strutturali gli incentivi per le ristrutturazioni, i cosiddetti ecobonus. Noi pensiamo che sia opportuno prorogare a tutto il 2023, quindi rendere coerente con la durata del PNRR le misure del superbonus, almeno fino alla fine del 2023, e per poi con un decalage progressivo estendere l'agevolazione fino al 2026, passando come appunto con un decalage progressivo dell'intensità dell'aiuto. Siamo convinti che debbano essere svolti interventi dedicati a favorire il riuso dei beni in funzione dell'economia circolare, così come nel mercato degli appalti pubblici debba essere valorizzato il cosiddetto chilometro zero e la cosiddetta impresa di prossimità. Per quanto riguarda le infrastrutture, riteniamo che debba essere svolto una importante attività di investimento non soltanto per le grosse infrastrutture e per le grosse arterie di collegamento di merci e persone, ma anche devono essere fatti investimenti adeguati nelle infrastrutture di prossimità, così come i settori che per noi sono rilevanti nell'ambito del trasporto e della mobilità, l'autotrasporto merci e il trasporto delle persone. In tutti e due questi comparti, che vedono una presenza importante di micro e piccole imprese, deve essere favorita con investimenti mirati la transizione green, e quindi la riattivazione e il recupero green di queste imprese, sia attraverso il cambio dei veicoli
sia il sostegno al cambio dei veicoli, sia attraverso una migliore integrazione, soprattutto nel trasporto di persone tra vettori pubblici e vettori privati. C'è il capitolo poi della scuola e dell'orientamento professionale. Noi riteniamo fondamentale che si valorizzi e torni a valorizzare la formazione professionale attraverso il rilancio degli istituti professionali e degli istituti tecnici, così come rafforzare il percorso di professionalizzazione investendo fondamentalmente sugli ITS che stanno dimostrando di essere veramente un asset vincente per la formazione professionale dei giovani e il loro impiego a valore aggiunto nelle imprese. Deve essere favorita l'inclusione delle microimprese nella ricerca, deve essere rafforzata sempre sul piano degli interventi a sostegno della cultura e gli investimenti a sostegno della cultura, la collaborazione tra artigianato e filiere dell'arte e dei beni culturali. Le nostre imprese poi sono in grado di giocare un ruolo determinante in termini di inclusione, coesione sociale e riequilibrio territoriale. E da questo punto di vista riteniamo fondamentale le attività che verranno svolte per rilanciare il piano di recupero delle aree interne contro lo spopolamento delle aree montane, delle aree interne, favorendo il ritorno della residenzialità nei piccoli comuni. Così come un migliore rafforzamento di tutta quella dotazione infrastrutturale di servizi pubblici essenziali nelle aree deboli del paese, soprattutto nel Mezzogiorno, in cui evidentemente questi elementi condizionano pesantemente la vita delle persone, delle comunità e delle imprese. Sul turismo, ci torno un attimo, per noi è fondamentale valorizzare integralmente il tessuto imprenditoriale che muove il turismo e che non è soltanto fatto dalle aziende del turismo, ma da tutte quelle componenti di impresa diffusa che fanno del turismo un ecosistema, una filiera complessa e che, come dicevo in premessa, deve passare in primo luogo attraverso l'innalzamento della qualità della vita dei residenti per fare dei luoghi appunto dei luoghi di attrazione per il turismo e per i visitatori. È importante intervenire sull'incentivazione dell'imprenditoria femminile, così come la valorizzazione dell'apprendistato e il miglioramento dei contratti di lavoro attraverso l'eliminazione stabile di vincoli e limitazioni ai contratti a termine sono, secondo noi, un fattore importante di orientamento alla coesione, e così come in termini di ammortizzatori sociali riteniamo che va bene un modello di ammortizzatore universale, ma che deve mantenere le specificità settoriali, come per esempio l'artigianato ha saputo esprimere in questo momento difficile legato alla pandemia. Rapidissimamente le ultime parole sulle riforme strutturali, riforma del fisco che vada verso la riduzione della pressione fiscale piuttosto che verso una semplificazione importante degli adempimenti e una sistematizzazione delle disposizioni tributarie. Vado velocemente, riforma della PA, qui diciamo parole da spendere, ne abbiamo spese tante negli anni scorsi, vanno recuperati molti dei dossier che sono stati elaborati per intercettare quelle che sono le cause di malfunzionamento della nostra pubblica amministrazione e va rimesso in moto soprattutto attraverso il potenziamento digitale della macchina amministrativa. Il ruolo competitivo che la pubblica amministrazione può agire come leva per lo sviluppo economico e per lo sviluppo del paese. Riforma della giustizia civile, anche su questo sono state scritte molte pagine, per cui non mi soffermo, se non per dire che è un capitolo fondamentale senza il quale non c'è certezza del diritto, soprattutto nell'ambito della giustizia civile e senza il quale le piccole imprese fanno fatica a vantare i loro diritti nel momento in cui si aprono contenziosi con i loro clienti piuttosto che con i loro fornitori. Sul capitolo concorrenza, anche qui riteniamo che si sia
chiusa troppo presto una stagione di liberalizzazioni che è importante per il paese, che non ha visto dispiegare compiutamente i suoi effetti, ma qui raccomandiamo di recuperare il tema sicuramente come è nelle corde del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma di farlo col buonsenso che serve per accompagnare processi complessi e facendo in modo che da un lato si possa come dire, intervenire verso quelle condizioni in cui è più forte il potere di resistenza al cambiamento, ma contemporaneamente è importante anche pensare e immaginare quali possano essere gli ammortizzatori che rendono meno drastica l'apertura di determinati mercati in cui evidentemente la priorità di tutela dei consumatori e degli utenti viene prima delle difese corporative piuttosto che delle barriere d'ingresso ai mercati. Io mi fermerei qui, ripeto, rimandando poi alla lettura del computer del documento che vi abbiamo inviato, l'approfondimento dei singoli temi che io mi sono sforzato di sintetizzare, sperando di essere stato compreso e comunque sono a vostra disposizione laddove sia vogliate farmi delle domande. Bene, grazie dottore. Io intanto chiedo se ci sono prenotazioni per domande. Intanto do la parola al collega Pesco per una sua domanda direttamente. Eccolo. Grazie, grazie per la relazione. Sono sempre spunti molto preziosi quelli che arrivano dalla vostra associazione di categoria. E volevo chiedere questo. Allora, è una domanda che ho già rivolto prima al presidente della Banca Europea, vicepresidente, pardon, della Banca Europea per gli investimenti. E, sostanzialmente è riferita al fatto che purtroppo in Italia già da tempo si parla di imprese buone e imprese cattive. Mi scusi se parlo in termini molto radicali, però purtroppo è questo. Con la finalità di discriminare le imprese che potranno accedere a finanziamenti e quelle che non potranno accedere. È un discorso molto crudo che non mi piace affrontare, ma va fatto, perché purtroppo sembra che si stia andando in quella direzione. L'ideale sarebbe riuscire ad aiutare tutte le imprese, soprattutto quelle più in difficoltà, e cercheremo di farlo, magari attraverso strumenti per la riconversione per le aziende che hanno necessità di affrontare comunque i nuovi mercati con nuovi strumenti. Ecco, su questo volevo chiederle questo. Secondo lei com'è meglio affrontare questo tema se avete in testa, qualche idea per riuscire a rendere più morbido possibile questo processo, quale può essere un sistema di qualificazione per le imprese per poter accedere ai finanziamenti, se prevedete sistemi di tutoraggio per le imprese per la realizzazione di progetti finalizzati alla modernizzazione e alla conversione tecnologica, digitale e ambientale delle imprese e se appunto pensate che sia opportuno discriminare le aziende oppure se fosse più necessario aiutarle tutte. Grazie, è una cosa molto importante saperlo. Grazie. Bene, non abbiamo altre richieste di domande o interventi. Prego per una sua replica, direttore. Prego. Sì, mi sentite? Sì. Ah, Sì, perfetto. perché vedo il microfono chiuso. Ah, adesso lo vedo aperto. Ma allora la sua domanda, senatore Pesco, mi induce intanto a recuperare un pezzo della premessa che non ho letto nel mio intervento precedente, ovvero bisogna intendersi quando parliamo di discriminazioni tra imprese buone e cattive, perché c'è un mainstream che dura da tanto tempo che ascrive alle imprese cattive le piccole imprese in maniera indistinta e non mirata. Perché parte dal presupposto che queste comunque siano imprese meno produttive, non tenendo conto peraltro che nella valutazione della produttività, intanto probabilmente se andiamo a vedere bene i numeri, scopriamo che nel settore manifatturiero la nostra produttività, soprattutto espressa dalle piccole imprese, è più alta di quella di Francia e Germania. Ma anche non teniamo conto quando parliamo di produttività di sistema di piccole imprese, che le piccole imprese restituiscono valore non soltanto attraverso il rapporto fra costi di produzione e valore aggiunto del prodotto, ma anche restituiscono un valore alla comunità alla quale appartengono,
in termini di coesione e di rafforzamento delle reti di fiducia. Se non si parte da questa condizione, si fa, diciamo, rimane difficile classificare imprese in buone e cattive e probabilmente si è schiavi di una lettura economica che secondo noi appartiene al passato, che è quella che pensa che la somma dei fattori di produzione rafforzi il sistema imprenditoriale, non accorgendoci che la dimensione attuale dell'economia mette insieme le intelligenze e non i fattori della produzione. E le nostre piccole imprese sono, diciamo, caratterizzate per esprimere una vivace intelligenza che peraltro le fa diventare fortemente resilienti. In un contesto come il nostro, con quello che ci è accaduto da più di un anno a questa parte, avremmo dovuto veder sterminato il settore delle nostre micro e piccole imprese, mentre vediamo che ancora manifestano una grossa capacità e una grossa vitalità e una grossa possibilità di recupero, se ovviamente accompagnate adeguatamente. E qui vengo alla seconda parte della sua domanda, che è quella legata agli strumenti finanziari a sostegno del sistema produttivo. Allora, non c'è alcun dubbio che noi abbiamo uno sfasamento che oramai si è determinato in maniera strutturale fra canale tradizionale bancario e sistema delle piccole imprese, non soltanto perché queste appunto esprimono condizioni di maggiore fragilità o opacità, come si usa dire, ma anche perché non è più diventato redditivo per il sistema bancario affrontare il finanziamento polverizzato verso forme di impresa piccola. E quindi diciamo c'è una ritirata direi pressoché unanime, stiamo perdendo anche il valore aggiunto delle nostre banche di territorio attraverso la loro progressiva trasformazione alle logiche delle grandi banche, orientata fortemente, e dobbiamo dirlo, da una normativa sovranazionale che non sempre intanto è sincronizzata con gli eventi. Pensiamo soltanto al fatto che è entrata in vigore all'inizio dell'anno la normativa sul default, quando ogni regola di buonsenso avrebbe probabilmente dovuto indurre ai decisori sovranazionali la riconsiderazione di scelte fatte in momenti che nulla avevano a che vedere con la catastrofe che ci è capitata all'inizio dell'anno scorso. Quindi dobbiamo recuperare spazi importanti, sia di accompagnamento delle imprese verso forme intelligenti di sfruttamento dei nuovi driver di sviluppo economico. Noi peraltro possiamo vantare un 63% delle micro e piccole imprese già impegnate in una trasformazione green attraverso la riqualificazione dei propri processi produttivi. Sono dati di cui non si parla spesso perché si preferisce avere l'occhio orientato sulle grandi trasformazioni industriali e sui grandi settori industriali, ma molta della nostra piccola impresa ha già affrontato, sta già affrontando processi importanti di trasformazione green e di trasformazione digitale. Pensiamo a tutte le micro e piccole imprese che si stanno riconvertendo al commercio elettronico, ritrovando in questo uno dei loro canali principali di esposizione sui mercati di riferimento e soprattutto di recupero di un fattore competitivo fondamentale che si chiama internazionalizzazione, che attraverso gli strumenti del commercio elettronico le nostre piccole imprese riescono finalmente a fare. E questi processi vanno sostenuti, chiaramente vanno sostenuti con adeguati interventi di accompagnamento finanziario, non nascondendoci comunque sulla necessità che le piccole imprese devono culturalmente lavorare verso forme di integrazione e aggregazione tra loro, che, e chiudo la risposta, mettono insieme, come dicevo prima, intelligenze e non soltanto fattori di produzione, magari riconvertendo, rigenerando il proprio business o inventandosi anche strade completamente nuove. Bene. Spero di aver risposto, anche se diciamo un po' in maniera un po' larga, ma alla sua domanda. Bene, la ringraziamo molto di questa sua disponibilità ed anche per le cose che ha detto. Ci aggiorneremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi sul iter di approvazione e poi di attuazione, speriamo, del recovery. Grazie, dottore. Arrivederci, grazie a voi, buona giornata. Grazie, arrivederci. Se siamo già pronti per ammettere Confindustria. Mi sembra che
Buon pomeriggio, buongiorno. Buongiorno dottoressa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Dottoressa Mariotti, direttore generale di Confindustria, le audizioni informali, come lei sa, sono per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le commissioni titolari di questo documento sono la 14ª e la 5ª, congiuntamente qui in Senato. Noi la ringraziamo di questa sua disponibilità. Le darei subito la parola per un suo intervento, rimandando alla fine dello stesso eventuali domande o richieste di chiarimento da parte dei colleghi, molti collegati in remoto. Prego, dottoressa. Grazie Presidente, grazie a lei, grazie a tutti appunto, i senatori per averci invitato a questo momento di confronto appunto, sulla bozza di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio scorso. Noi abbiamo sicuramente registrato alcuni passi in avanti di questa bozza rispetto alle precedenti, però non possiamo non rimarcare il fatto che il testo resta ancora appunto molto lontano da quei livelli di dettaglio che anche la Commissione europea ci chiede. Nel testo vi è infatti un'allocazione di risorse, ma mancano i progetti e per i singoli progetti mancano ovviamente anche gli strumenti, il cronoprogramma per la loro realizzazione, i costi, gli impatti, i criteri che hanno portato alla scelta di un progetto piuttosto che un altro. Sicuramente le risorse che sono messe al servizio del sistema produttivo, diciamo così, sono come dire, adeguate. Però quello che noi riteniamo è che manchi veramente una visione strategica di politica industriale. Inoltre, quello che sicuramente è assente è una struttura di governance che, come tutti sappiamo, però sarà essenziale per garantire una efficace attuazione del piano. E in questo senso abbiamo sicuramente apprezzato la volontà del governo Draghi di rafforzare il programma con obiettivi strategici e di riforme che appunto li accompagnano e di aver anche dato, come dire, delle prime indicazioni proprio sulla governance che accompagnerà e garantirà soprattutto l'attuazione del piano stesso. L'efficacia, diciamo, del piano, a nostro giudizio, dipenderà da una strategia, come dicevo, fondata su poche chiare priorità e accompagnata ovviamente da riforme, in primo luogo la riforma della PA, della giustizia, del lavoro, del fisco. Parto proprio dai temi delle riforme. Sicuramente le indicazioni in tema di giustizia che intervengono sia sulla disciplina del processo civile che penale prefigurano un'azione decisa anche sul versante organizzativo. E noi riteniamo che appunto queste dovrebbero assumere un più intenso rilievo proprio per dare una maggiore specializzazione, garantire una maggiore specializzazione dei giudici, specie in ambito fiscale e concorsuale. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, appunto quello concorsuale, noi riteniamo che sia urgente, mi sia data la possibilità anche in questa occasione di rimarcare questo aspetto, che forse potrebbe anche in qualche modo esulare dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma noi riteniamo che sia assolutamente urgente garantire una transizione ordinata dalla pandemia e che quindi occorra avviare sin da subito una riflessione sulla nuova legge fallimentare che non posso non dire, insomma, è stata pensata e scritta per tempi ordinari, ma di ordinario ovviamente qui non c'è più nulla e soprattutto occorre in qualche modo ripensare e tenere bene a mente quelle finalità da un canto di salvaguardia del potenziale produttivo e dall'altro di evitare che una crisi appunto di una, diciamo, delle imprese riverberi effetti devastanti sulle intere filiere. Con riguardo alla riforma fiscale sono invece sicuramente parziali e frammentari gli indirizzi che si rinvengono nel piano nazionale.
Registriamo infatti un mero riferimento ad una riforma di alcune componenti del sistema tributario italiano e il richiamo evidente è all'IRPEF, ma non vi è invece traccia di altre azioni che noi riteniamo assolutamente importanti, peraltro sono state, abbiamo anche in questo caso ritrovato anche suggerimenti, insomma indicazioni di proposte che come Confindustria abbiamo svolto anche nella recente audizione proprio sulla riforma IRPEF, anche proprio nel discorso del presidente Draghi. Riteniamo infatti che una riforma fiscale debba essere necessariamente a tutto tondo, questo perché ovviamente perché un intervento su un'imposta è necessariamente legato ad altri, occorre quindi coordinare la tassazione del lavoro con quella del capitale sui redditi d'impresa, occorre sicuramente modernizzare la base imponibile IRES, a nostro giudizio occorre abrogare l'IRAP e non secondario, mancano totalmente degli interventi che invece noi riteniamo importanti in materia di digitalizzazione dei processi, unitamente ad un rafforzamento dell'amministrazione finanziaria che congiuntamente potrebbero effettivamente dare un valido contributo al contrasto all'evasione fiscale. Con riguardo alla riforma del sistema amministrativo e alla governance del piano, si tratta ovviamente di carenze che dal nostro punto di vista, anche tenuto conto dei tempi di elaborazione e di gestazione del piano, ci attendavamo e sicuramente più in dettaglio con riguardo alla capacità amministrativa, il piano dovrebbe essere, secondo noi, l'occasione per elaborare un nuovo modello organizzativo della pubblica amministrazione basato su quella frammentazione tipica della nostra pubblica amministrazione e soprattutto basato sulla valutazione delle performance dei pubblici dipendenti, determinanti anche per incrementarne la produttività. Abbiamo scorso delle indicazioni a nostro giudizio utili con riguardo soprattutto ai procedimenti complessi che fanno leva fanno leva su pool interdisciplinari trasversali alle pubbliche amministrazioni coinvolte e questa modalità andrebbe sicuramente utilizzata per fluidificare i procedimenti legati al piano a partire dalla valutazione di impatto ambientale che rimane sicuramente un punto debole dei processi decisionali pubblici incompatibili però con gli obiettivi europei del piano stesso. Con riguardo voglio dire, in più in generale riteniamo che è necessario superare le contrapposizioni, le frammentazioni del rapporto tra centro e periferia, tra mondo pubblico e attori privati e in termini operativi l'esecuzione del piano per ciascun intervento andrebbero sicuramente individuati dei team dedicati, composti dalle migliori professionalità selezionate nelle amministrazioni centrali e territoriali e capaci di attivare ovviamente la cooperazione fra le varie componenti della pubblica amministrazione ed evitare veti incrociati. A livello centrale, il governo intende incardinare presso il MEF in strettissima collaborazione con altri ministeri la sede di coordinamento politico del piano, che però sempre a livello centrale noi riteniamo debba essere accompagnata da una struttura tecnica composta da esperti nominati dalle più alte cariche istituzionali con compito di coordinamento, monitoraggio dei team e anche di eventuale attivazione di poteri sostitutivi in caso di inerzia. Non da ultimo il coinvolgimento delle parti sociali, degli attori sociali. Noi chiediamo di colmare rapidamente questa carenza e chiediamo appunto che le parti sociali siano, voglio dire, alle parti sociali sia data la possibilità di condividere dati, informazioni e che siano anche un po' ingaggiate in itinerari nella valutazione dell'impatto dei progetti, oltre che nel monitoraggio degli effetti prodotti.
E vengo ad alcune questioni invece di merito del piano, perché che potrebbero essere utilmente potenziate o rafforzate. Sicuramente abbiamo intravisto, ovviamente si ritrovano degli indirizzi di intervento di politiche già in corso, che sono anche coerenti con le proposte che Confindustria aveva suggerito diciamo, in questo periodo. Penso innanzitutto a Transizione 4.0, così come agli investimenti nell'ambito dell'edilizia privata attraverso il super bonus del 110%, ma anche ad alcuni interventi in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, in primo luogo al potenziamento del credito d'imposta, al rafforzamento degli ecosistemi della ricerca in una logica pubblico-privato, all'avvio di iniziative partenariali e al supporto alla partecipazione italiana ai grandi progetti europei. Positiva anche la previsione di politiche dedicate alle filiere industriali, anche se gli interventi appaiono in taluni casi generici, e in questo senso potrebbe essere molto utile anche avviare dei momenti di confronto con gli operatori di alcune filiere innovative. Penso innanzitutto all'industria farmaceutica, che attraverso un sistema di misure e di incentivi potrebbero sicuramente rendere operativi investimenti aggiuntivi per oltre 4 miliardi nel periodo 2021-2024, ma sempre in tema di filiere, credo che possa essere anche molto appunto utile e condivisibile appunto il sostegno alla transizione digitale. In questo senso utile, come dicevo, anche l'ammodernamento e il completamento delle reti ad altissima capacità di fibra ottica e 5G, che andrebbero potenziati per assicurare una parità di accesso al mercato e ai servizi digitali in ogni area del paese. Queste le linee di intervento che potrebbero essere proposte diciamo, accompagnate da proposte progettuali. Voglio, come dire, dedicarmi, seppur brevemente, ad alcune condividere con voi appunto alcune proposte progettuali che Confindustria ha offerto al governo, che non esauriscono sicuramente le nostre priorità, ma rappresentano un modello appunto operativo, esecutivo, elaborato in un momento in cui appunto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza progetti esecutivi ed operativi ancora non ne avevamo in fondo visti. Il primo progetto riguarda il rafforzamento del capitale umano e diciamo, ad oggetto proponiamo di rafforzare le missioni dedicate a istruzione e inclusione con tre progetti. Il primo, che riguarda la creazione di STEM Pace, delle vere e proprie aule che potrebbero essere realizzate nelle 7.239 scuole medie italiane, e che hanno l'obiettivo di garantire un orientamento efficace nella formazione 4.0 anche degli insegnanti. Il secondo progetto riguarda il rafforzamento della filiera alternanza-apprendistato attraverso la semplificazione dell'istituto dell'apprendistato di primo livello e la creazione di rapporti stabili tra scuole e imprese. E il terzo progetto riguarda il potenziamento delle dotazioni tecnologiche degli ITS per garantire appunto che vi sia appunto la creazione e il consolidamento soprattutto di una filiera terziale professionalizzante che sia capace anche di ridurre quel mismatch di competenze che le imprese vivono. Un ulteriore ambito di intervento e di progetto esecutivo che abbiamo offerto al governo riguarda l'economia circolare, rispetto al quale il piano prevede interventi volti a ridurre l'uso di materie prime di cui il paese è carente e sostituirle progressivamente con materiali di scarto o da riciclo. In questo caso, appunto, in questo contesto, il nostro progetto attiene al riciclo chimico, che consente, attraverso diverse tecnologie, di riciclare e recuperare rifiuti che oggi non valorizziamo. Si tratta di un modo anche di innalzare le nostre performance in linea con gli obiettivi europei. Si tratta di sicuramente di un traguardo ambizioso, e dove l'Italia può e l'industria italiana può esprimere una leadership a livello internazionale, e si tratta appunto di una tecnologia che consentirebbe anche di azzerare i conferimenti in discarica entro il 2030.
L'ultimo progetto attiene invece all'ambito dell'economia del mare e più specificamente al tema della, diciamo, della mobilità sostenibile marittima. È un ambito questo dove, un comparto dove si registrano diciamo, le più rilevanti emissioni e anche un comparto dove è molto complesso ovviamente finanziare la sostituzione di mezzi di trasporto. Nel piano nazionale del 12 appunto, gennaio sono dedicate sicuramente limitate, diciamo, misure, sono limitate le misure di sostegno agli investimenti di rinnovo e di adeguamento tecnologico dei mezzi di trasporto e quindi riteniamo che possa essere appunto un'occasione utile per intervenire anche in un'ottica strategica su questi ambiti. Vi sono poi delle lacune che il piano ovviamente presenta e sono lacune evidenti e che rischiano ovviamente anche di minare il rafforzamento delle filiere tecnologiche, determinante invece per migliorare il nostro posizionamento nelle catene del valore europee e globali. Innanzitutto penso a tutti i temi della patrimonializzazione delle imprese e quindi qui è essenziale cogliere che diciamo, questa è un'occasione per mettere a punto una vera e propria strategia nazionale, trasversale e ad ampio spettro dedicata alle piccole e medie imprese e alle mid-cap. E non v'è dubbio che in questo ambito anche un po' il fisco può giocare la sua parte, nel senso che possono essere previste delle misure volte a garantire maggiore liquidità e maggiore patrimonializzazione delle imprese e quindi non, voglio dire, molto potremmo anche suggerire in termini molto più operativi. Al contempo non è più rinviabile un piano ampio diciamo, per favorire lo sviluppo dei canali fintech. Con riguardo ai temi energetici, nel piano non emergono indicazioni sullo sviluppo dell'autoproduzione di energia da fonte rinnovabile nel settore industriale attraverso appositi fondi che potrebbero essere utilizzati per attenuare il rischio prezzo con riferimento ai contratti a lungo termine e favorire investimenti consortili all'interno dei distretti industriali. Riguardo all'idrogeno, non possiamo non segnalare veramente una grande lacuna riguardo all'idrogeno blu, ottenuto con steam reforming del gas naturale. Voglio appunto sottolineare che a nostro giudizio l'idrogeno blu consente di generare importanti economie di scala con lo sviluppo complementare delle soluzioni tecnologiche per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. E la cattura del carbonio è una tecnologia dirompente nella prospettiva di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica per i settori ad alta intensità di emissione che sono comunque asse portante del sistema manifatturiero italiano. In tema di efficienza energetica, nell'indirizzo di policy è troppo focalizzato, peraltro, sul settore residenziale e terziario. Sono assenti anche misure incentivanti per il risanamento e la reindustrializzazione dei siti orfani contaminati che potrebbero essere riconvertiti previa bonifica per la localizzazione di una parte della capacità impiantistica necessaria alla transizione energetica, all'economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo. Neppure si intravede nel piano il riferimento ad una riforma che rilanci il procurement strategico, rendendo strutturale e sistematico il ricorso agli appalti innovativi. Invece il piano nazionale, secondo noi, dovrebbe prevedere risorse sia per finanziare appalti pubblici di innovazione per lo sviluppo di soluzioni non ancora presenti sul mercato, sia per incentivare l'acquisto da parte della pubblica amministrazione di soluzioni innovative. In tema di coesione territoriale in Mezzogiorno, il piano nazionale dedica sicuramente un'attenzione maggiore rispetto alle bozze che pur erano circolate precedentemente, però manca in gran parte di indicazioni precise e sicuramente voglio dire, è stata integrata la base finanziaria con una quota rilevante delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e questo può sicuramente essere un aspetto positivo, ma diciamo che le indicazioni sono sicuramente troppo generiche.
In tema di infrastrutture e trasporti, si condivide sicuramente la concentrazione di investimenti pubblici per la mobilità sostenibile sul comparto ferroviario, e, però, pur condividendo questa, diciamo, quest'impostazione, sicuramente c'è un'attenzione troppo limitata al comparto marittimo portuale, e per questo, come dicevo poc'anzi, diciamo, uno dei nostri progetti si è concentrato proprio su questo ambito. Riguardo agli obiettivi del mercato del lavoro, ovviamente riveste diciamo, un ruolo determinante, la riforma degli ammortizzatori sociali, che però nel piano manca del tutto. Anche questo, io credo che anche questa occasione di confronto e di ascolto, credo che possa essere necessaria dal nostro punto di vista per rimarcare l'urgenza e la necessità di avviare una riforma che per noi non è più procrastinabile. Noi abbiamo inviato a luglio scorso al governo, diciamo al precedente governo, una proposta dettagliata che coniuga in maniera organica la riforma degli ammortizzatori sociali e quella delle politiche attive, e aprendo anche a coinvolgimento delle agenzie private per il lavoro. L'obiettivo è quello di una valorizzazione del capitale umano e soprattutto l'aumento dell'occupabilità, impiegando utilmente anche i periodi in cui i lavoratori diciamo, hanno una riduzione o una sospensione del lavoro, che dovrebbe essere appunto accompagnate con accompagnato, periodi che dovrebbero essere accompagnati con un adeguato intervento di formazione e di riqualificazione. Sotto questo profilo, secondo noi, è determinante valorizzare l'assegno di ricollocazione e, peraltro, per riaccompagnare quei processi di reindustrializzazione, di riorganizzazione connessi anche agli interventi, ovviamente, di politica industriale, riteniamo che possa essere ulteriormente e significativamente potenziato il contratto di espansione, che nel piano non viene neanche citato e di cui invece andrebbe ampliato appunto il campo di applicazione, oggi limitato alle imprese con almeno 250 dipendenti, e consentendone l'utilizzo anche alle piccole imprese. Purtroppo nel piano tutto questo ovviamente manca. Sono inefficienti dal nostro punto di vista anche gli interventi per lo sviluppo dell'internazionalizzazione, in quanto mancano misure di sostegno all'export e alla promozione del Made in Italy, e più in generale alla definizione di una strategia rispetto alle aree in cui l'Italia dovrebbe posizionarsi come player di sviluppo sostenibile, anche valorizzando il patrimonio fieristico. Da ultimo non posso non citare la circostanza che molti degli interventi potrebbero qualificarsi come aiuti di Stato, e quindi chiediamo appunto fondamentalmente anche al Parlamento, insomma al Governo, di farsi promotori di un confronto con la Commissione europea, in quanto dobbiamo sicuramente scongiurare che gli obiettivi e i programmi di ripresa e resilienza possano essere limitati da vincoli europei nati per tutelare il mercato interno da possibili distorsioni, ma riferiti comunque anche in questo caso a tempi ordinari e quindi ben lontani da quelli che purtroppo ci troviamo ad affrontare. Concludo ringraziandovi ovviamente per l'ascolto, con un messaggio che, come dire, il mondo delle imprese vuole consegnarvi. Gli effetti della pandemia e del lockdown sono stati dirompenti sull'economia italiana, causando una caduta record del PIL. Alla fine di questa fase e di questa crisi epocale ci ritroveremo con un'economia e anche con una società ovviamente molto diverse da quelle del 2019, e senza riforme poli e politiche ben disegnate per fornire beni pubblici necessari ed ampliare l'opportunità di riduzione dei divari che aumenteranno le diseguaglianze e i rischi di marginalizzazione dell'Italia nel contesto competitivo internazionale, veramente la situazione potrebbe diventare molto molto preoccupante. L'auspicio quindi è che il dibattito parlamentare possa contribuire e rendere il piano nazionale
all'altezza di una sfida storica in cui ovviamente rappresenta questo piano per l'intero paese e quindi un piano credibile che indichi una prospettiva chiara può sicuramente cambiare, modificare le prospettive per i lavoratori e per le imprese, dando slancio alla ripresa con una rinnovata fiducia. Di una ripresa a tassi di crescita sostenuti abbiamo quindi un bisogno assoluto e, per compensare le perdite legate a questa crisi e per non lasciare indietro nessuno e per dare ovviamente un futuro a chi verrà, ovviamente dopo di noi. Vi ringrazio per l'attenzione e rimango a vostra disposizione per le vostre domande. Grazie dottoressa Mariotti, la ringrazio per le cose che ci ha detto, per la disponibilità che ha confermato. Condividiamo molte cose che ci ha detto, soprattutto rispetto all'impegno che abbiamo di qualificare ulteriormente, affinare questo piano, e come Parlamento ci sentiamo impegnati. Non ho richieste di intervento da parte di... Ah sì, un attimo. Prima di dare la parola allora alla collega per una domanda, voglio un attimo condividere con voi un pensiero su questo attentato fatto in Congo che sembrerebbe aver ucciso il nostro ambasciatore Attanasio. Ecco, volevo condividere con voi un momento di un pensiero triste. Prego, senatrice. Grazie Presidente. E allora, dottoressa, io le volevo parlare della parte di economia circolare. E, chiaramente concordo con lei con quello che ha detto e volevo sottolineare una cosa. Quando, sicuramente credo che sia importante anche la semplificazione, molto spesso le aziende con le quali diciamo, riusciamo a dialogare e ci parlano quindi di questo, di velocizzare le autorizzazioni, perché chiaramente parliamo di end of waste, di riutilizzare i rifiuti come materia prima seconda, ma non abbiamo nemmeno tempo, dobbiamo creare questa filiera inversa dell'economia circolare. Quindi concordo sulla semplificazione e sul riuscire ad avere delle autorizzazioni, ma con un controllo e vigilanza, nel senso che dobbiamo chiaramente separare le aziende virtuose dal greenwashing. E poi ecco, ritengo anche che il piano debba investire maggiormente in questa parte. Questa cosa io l'avevo inserita anche nelle osservazioni, in quanto nella Mission 2 c'era la parte dedicata a economia circolare e valorizzazione del ciclo integrato dei rifiuti che mi parlava maggiormente dei rifiuti urbani, quanto in realtà appunto rappresentano solo diciamo un sesto dei rifiuti veramente più diciamo importanti. Diciamo, le 5 su 6 sono appunto rifiuti industriali, quindi qui va maggiormente, a mio avviso, messo insomma un po' più di investimento. E, ecco, la domanda che le chiedevo quando si parla appunto di end of waste, io mi auguro invece che anche da parte vostra ci sia questo segnale di importanza, non tanto alla chiusura del ciclo, quindi al rifiuti, quindi alle percentuali di circolarità, quanto all'eco design. Quindi magari porre dei progetti, a questo vi chiedo, per migliorare quindi l'eco design dei prodotti dall'inizio, quindi della filiera, per poi appunto ritrovarci alla fine con un prodotto che a fine vita può essere quindi magari smontato e riutilizzato. Grazie. Bene, grazie, grazie senatrice Labate. Dottoressa, io le darei la parola perché non ho altre richieste di intervento per una sua replica. Grazie Presidente, ringrazio la senatrice Labate per come dire, le osservazioni che non possiamo che condividere assolutamente. Diciamo che il tema, le tematiche ambientali sono come dire, affrontabili e gestibili attraverso tanti strumenti. Quindi il tema dell'economia circolare e quindi del rifiuto che diventa di nuovo materia è uno di questi, ma non esaurisce certamente tutti gli interventi che possono e debbono essere fatti proprio per garantire ovviamente una transizione ambientale adeguata e raggiungere gli obiettivi che l'Europa ci
indica. Non v'è dubbio che come dire, l'occasione troppo del suo intervento è troppo ghiotta per non rimarcare che occorre un set di interventi che sappiano coniugare adeguatamente strumenti, semplificazioni, procedure, incentivi e forse anche però evitare, come dire, forse delle penalizzazioni penalizzazioni diciamo su i produttori anche italiani che non posso non sottolineare che appunto utilizzano processi all'avanguardia e tra i più ambientalmente compatibili a livello europeo e quindi il richiamo che ovviamente insomma mi sento di poter fare di sicuramente di ripensare e rivedere integralmente la plastic tax che mal si concilia anche con gli obiettivi invece legati alla plastic levy che sono ovviamente coordinati con il piano e che spingono ovviamente il paese ad essere un paese che produce e ha capacità di riciclo anche dei prodotti in plastica. Però gli interventi che appunto lei richiamava anche proprio sull'eco design vanno tutte in questa direzione e quindi sono assolutamente condivisibili. Spero di aver adeguatamente soddisfatto risposto alla sua domanda e ovviamente mi unisco che insomma lo ha preso in questo momento a questo tragico evento a cui richiamava il Presidente. Grazie dottoressa, io la ringrazio molto della disponibilità, dei contenuti e anche per essere stata dentro ai tempi che ce l'avamo dati e ci ha dato molti spunti sui quali rifletteremo, ci aggiorneremo in corso d'opera. Ripeto, ci sentiamo fortemente impegnati come Parlamento a dare un contributo di sostanza, di qualità a questa pianificazione e quindi non mancheranno altre occasioni per condividere qualche riflessione con voi e anche speriamo qualche buon obiettivo. Grazie e buona giornata. Considerateci a vostra completa disposizione. Buona giornata a voi e buon lavoro. Grazie. Possiamo ammettere il professor Treu del CNEL? Buongiorno professore, mi sente? Spero che anche voi ci sentiate. Sì, perfetto, grazie professore, grazie della sua disponibilità. Grazie a voi. Come saprà bene, ci occupiamo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come Commissione 14ª e 5ª siamo impegnati in un ciclo di audizioni che, per acquisire elementi utili al lavoro che siamo chiamati a fare di affinamento, di miglioramento di questa pianificazione proposta dal governo. Io le darei la parola. Certo. Un quarto d'ora, adesso siete 20 scomparsi. Minuti massimo, così abbiamo qualche minuto per eventuali domande che dovessero arrivare dai colleghi collegati. Il tempo totale cos'è, mezz'ora? Mezz'ora. Bene. La ringrazio, prego professore. Posso cominciare, grazie. Il documento che vi è stato trasmesso è in larga misura quello che abbiamo già redatto e presentato a fine gennaio, che si riferisce al PNRR approvato dal precedente governo. Naturalmente da allora ad adesso sono cambiate molte cose, a cominciare dal governo ed anche dal quadro, se volete, quindi noi non possiamo non fare, io in particolare farò qualche riferimento alla situazione attuale. A questo proposito abbiamo anche aggiunto al documento di allora, che era stato già depositato in Parlamento, uno più specifico che riguarda tutta la fase, quello che noi riteniamo molto importante, gli strumenti per l'implementazione del piano. E sappiamo che questa è una fase delicata, sempre in particolare in Italia, guardando anche
al passato, questa è una delle parti deboli delle nostre, del nostro sistema, e tanto più che qui siamo davanti a una particolarità, tra le tante, ma sottolineata anche dal Presidente Draghi, qui dobbiamo immaginare una fase di implementazione che dura 6 anni, anzi il Presidente Draghi ha detto guardiamo anche al 2030 addirittura, e quindi è uno sforzo di implementazione senza precedenti, quindi anche questo aspetto. Allora, innanzitutto voglio sottolineare che il documento che avete è stato elaborato nel tempo e con la partecipazione attiva di non solo di tutti i consiglieri, ma di molte delle associazioni che sono presenti al CNEL, perché, come abbiamo già detto in qualche altra sede parlamentare vostra, che durante l'anno scorso il CNEL ha seguito e ha messo in atto una serie di quello che noi chiamiamo stress test, cioè di analisi in profondità su come i vari settori, quelli più interessati alla pandemia, hanno reagito a questa emergenza e come hanno indicato, quindi come si sono visti punti di forza, punti deboli. Questa nostra analisi è secondo noi importante perché da lì si può anche partire, e noi abbiamo fatto qualche proposta per vedere come valorizzare i punti di forza e superare quelli di debolezza. Quindi io qui farò solo una indicazione di carattere generale sulle nostre osservazioni più importanti, poi punti specifici, anche i commenti specifici alle 6 missioni e ai vari componenti e sono nel documento, ma io non le potrò qui neanche riassumere, e se si ritiene naturalmente siamo disposti, io col collega Michetti, a rispondere. Noi abbiamo subito notato, anche dalle indicazioni del Presidente Draghi, alcuni punti fondamentali che rispondono a delle preoccupazioni secondo noi diffuse ma presenti e evidenziate anche dal CNEL. La prima osservazione che voglio fare è l'impianto, gli obiettivi generali del PNRR come individuati in questo documento del governo precedente sono confermati in massima anche dalle indicazioni programmatiche del Presidente Draghi, ma con una evidente necessità di riconsiderarli e soprattutto di rafforzarne, quindi sono quasi le sue parole testuali, gli obiettivi strategici, oltre che poi i tempi, i modi di attuazione, anche per raccordarli al nuovo quadro europeo, e quindi molte delle nostre linee attuative programmatiche dovranno essere sempre di più raccordate con le politiche europee, data anche questa prospettiva di più forte integrazione che il Presidente Draghi ha sottolineato con nostro gradimento e anche mio personale. L'indicazione prima appunto è questa, avere chiaro la strategia complessiva. Il Presidente dice dobbiamo indicare con chiarezza e sapere indicare con chiarezza dove vogliamo arrivare nel 2026 e magari dando uno sguardo, come ho detto prima, anche oltre. In questa direzione quindi gli obiettivi che sono presenti qui, pur coerenti nel complesso con le indicazioni europee, devono essere più chiaramente dettagliati, oltre che poi sostanziati da progetti specifici, tempi, eccetera. Su questo i consiglieri del CNEL hanno indicato più volte che noi ovviamente dobbiamo muoverci nelle grandi linee strategiche indicate dall'Unione, ma tenendo presente che l'Italia ha una posizione particolare e che quindi noi dobbiamo andare in quella direzione, ma tenendo conto delle nostre vocazioni produttive, delle nostre identità e anche delle nostre debolezze, oltre che dei punti di forza. Quindi questa è un po' la chiave da seguire, una duplice chiave, orientamento a questi obiettivi europei, ma chiarire la nostra posizione, cosa possiamo fare, cosa vogliamo fare e qual è l'identità produttiva, oltre che sociale, dell'Italia nel quadro della
divisione internazionale del lavoro e in generale delle tendenze globali che ovviamente sono fondamentali. Questa è un'indicazione generale, per cui in particolare le politiche economiche, le politiche industriali dovranno avere questa visione del futuro del paese e raccordarla con le politiche europee in molti settori. Già si sono indicate dalla nuova Commissione, ormai sì, non ho più nuova, ma con l'aggiunta che non solo questo riguarda le politiche industriali, per, in particolare in primis si parla spesso di quelle, ma noi aggiungiamo sempre di più anche le politiche sociali e della sanità. Questa è un'area che è tradizionalmente fuori dalle competenze storiche della Unione Europea, ma che in questi ultimi tempi, sotto la spinta degli eventi, e si è più volte messa in risalto, insomma, l'indicazione One Health che richiede politiche convergenti in materia di sanità. Vediamo adesso il problema dei vaccini e io aggiungo le politiche sociali che hanno già avuto da parte dell'Unione Europea delle nuove iniziative con la SURE, e con le prospettive di una direttiva sul salario minimo. Insomma, questo per dire che le due cose noi le abbiamo sempre nei nostri documenti indicato che devono andare assieme: politiche coerenti e innovative sul versante produttivo e degli investimenti, ma anche sulle infrastrutture sociali. Un'altra sottolineatura che abbiamo fatto da tempo e che però non è ha avuto riscontro, ma ci auguriamo che tutte le scelte sulle priorità strategiche dei singoli settori dovrebbero, devono essere, come dire, orientate sulla base di valutazioni di impatto. Questo lo dice esplicitamente, lo dicono esplicitamente le guidelines europee. In realtà dovrebbe essere una valutazione di impatto preventiva e poi seguita da monitoraggio per verificare l'andamento effettivo. Questo tipo di valutazione preventiva che dovrebbe orientare rispetto alle priorità è molto difficile da fare in generale. Non è stata fatta, salvo casi specifici, a mia conoscenza. È molto importante che venga al più presto considerata. E su questo poi noi vediamo con particolare piacere e attenzione il fatto che il Presidente nel suo discorso programmatico abbia specificato una cosa che anche noi dicevamo, abbiamo detto più volte, che in particolare i progetti messi in atto andrebbero verificati nel loro impatto occupazionale. Anzi, il Presidente nel discorso dice verificare affinché e fare in modo che l'impatto occupazionale sia significativo. Perché non basta dire che il lavoro è al centro di tutto se poi insomma, le scelte non tengono conto di come incidono sul lavoro, che come sappiamo è fortemente investito dalle innovazioni tecnologiche. E noi pensiamo che le due grandi assi strategici indicati dall'Europa, la digitalizzazione e la transizione ecologica, soprattutto la seconda, pongano dei grossi problemi al futuro del lavoro, ma abbiano anche delle potenzialità per appunto trovare lavori nuovi. Ma questo non avviene se non c'è una precisa finalizzazione delle specifiche politiche. Ecco, quindi queste sono le prime indicazioni che noi abbiamo raccolto, indicate nel nostro testo e che, ripeto, trovano, mi pare, conforto e nuova attenzione alla luce del discorso programmatico di Draghi. Un altro punto che in realtà è una criticità che noi abbiamo sottolineato nei nostri documenti, cioè, anzi c'è più di una criticità che è già scritta qui, che avevamo discusso già negli ultimi tempi, come bilanciare gli investimenti e come investire risorse in questa direzione che è fondamentale, sapendo anche che noi abbiamo un pesante fardello del debito e quindi occorre particolarmente essere finalizzare bene questo. Nell'ultima versione del PNRR c'è appunto una maggiore enfasi sugli investimenti e un po' meno sugli incentivi, che
rischiano di essere dispersivi, ma noi questo lo sottolineiamo con una caveat. Occorre che gli investimenti pubblici, che qui hanno un ruolo fondamentale, siano anche poi effettivamente capaci di fare volano rispetto agli investimenti privati, e questo non avviene automaticamente e occorrerebbe specificare meglio. Dicevo che un'altra delle criticità è che, come è chiaro, l'Europa lo ha detto, non basta appunto investire bene le risorse, occorre che siano queste accompagnate da alcune riforme fondamentali. E nel caso dell'Italia questo è più che mai necessario. Le riforme che sono indicate sono quelle che conosciamo. Noi in primis sottolineiamo l'importanza, perché l'avevamo chiesta più volte, della riforma del fisco, che era da mettere in cantiere al più presto e non da posporre. Ci auguriamo che questo richiamo che ha fatto il Presidente Draghi faccia sì che questa sia una priorità effettiva, una riforma complessiva, non deve essere fatta a spezzoni, come ha detto appunto il nuovo Premier. A questo proposito noi siamo così convinti dell'importanza di questo che abbiamo da qualche tempo presso il CNEL istituito una commissione autorevole di fiscalisti di varia estrazione, presieduta dal professor Franco Gallo, molti di loro conoscono, e questa va incontro oltretutto a una indicazione esplicita di Draghi, cioè richiamando le esperienze degli altri paesi. Una cosa così non si improvvisa, occorre che ci sia una commissione che abbia tempo e conoscenze sufficienti per organizzarla bene. Bene, la nostra commissione, che abbiamo trasmesso un primo testo e avremo un'audizione il 1 marzo su questo, crediamo che possa essere, dare un contributo in questa direzione, naturalmente anche perché poi CNEL già ha un'esperienza trascorsa, precedente, cioè qualche anno fa noi con il professor Ruppar abbiamo dato un contributo allora in questa direzione. Ovviamente alcune delle questioni sono cambiate, ma insomma l'impianto di una riforma fiscale è da tempo che è ritenuto necessario, quindi sottolineiamo questo punto. Ancora due o tre indicazioni generali di metodo e poi qualche indicazione più specifica. Noi abbiamo sottolineato molto alcune indicazioni di metodo che hanno a che fare con le modalità di impostare gli obiettivi, i progetti e di seguirne l'attuazione, perché non è perché io sono un professore che ritengo il metodo è sempre importante, qui più che mai il metodo è sostanza. E quindi il metodo per sostenere progetti di questa portata nel tempo che è necessario, occorre anzitutto una guida autorevole centrale, e Draghi ha indicato l'incardinamento al MEF di questa governance, sia pure ovviamente con una stretta collaborazione dei ministri competenti più interessati a questi temi. E noi aggiungiamo, ci permettiamo di aggiungere che venga condotta questa guida con una partecipazione stretta anche con le autonomie locali, in particolare con le regioni, che hanno in molte di queste materie competenze dirette anche di regolazione. E seconda indicazione, sempre di metodo, ma altrettanto, una guida autorevole centrale è fondamentale, ma siccome questo è insieme di iniziative che dureranno nel tempo, che coinvolgeranno le amministrazioni pubbliche di tutti i livelli, occorre evidentemente che gli strumenti attuativi, le strutture pubbliche centrali e periferiche vengano coinvolte e soprattutto vengano messe in grado di gestire e contribuire all'attuazione. E queste sono strutture che spesso funzionano, altre volte funzionano meno bene, anche per le cose ordinarie. Quindi qui ci vuole uno sforzo fuori dall'ordinario, come è la sfida di rafforzamento degli strumenti amministrativi necessari, che vuol dire da una parte investire in personale qualificato, soprattutto persone in grado di progettare e di gestire piani complessi,
qui si è parlato più volte di task force specialistiche da inserire, da avvicinare e accompagnare alle amministrazioni. Innesto difficilissimo, ma necessario. E poi un analogo impegno nella formazione in generale. Questo è un problema generale che Draghi l'ha sottolineato moltissimo l'importanza, ma non è solo un'importanza generale per il paese, è che queste novità, una digitalizzazione diffusa, una attuazione di obiettivi di transizione ecologica, non richiede solo investimenti ben finalizzati, ma richiede di coinvolgere milioni di persone e di dotarli di strumenti conoscitivi, di capacità e di formazione, quindi all'altezza. E qui anche non solo noi, ma anche altri hanno notato, non è che per la digitalizzazione è sufficiente, come è necessario, investire le decine di miliardi, la quota relativamente prioritaria di risorse indicate dall'Europa, ma se a questo fa riscontro una cifra misera, perché è misera se la guardate, di formazione degli addetti che saranno coinvolti in questa operazione, è chiaro che non funziona. Cioè non funziona così come non funziona nella digitalizzazione. Io ho una certa esperienza anche di gestione di queste attività, e se non basta immettere migliaia di robot di intelligenza artificiale, per così dire, nel sistema, se poi gli operatori, che sono pure milioni di persone, hanno una cultura pre-digitale o addirittura pre-industriale. Quindi questo è un punto fondamentale che credo che troverà riscontro. Poi ultime due questioni che io ribadisco, ma sono scritte chiaramente. Questo è uno sforzo immane del Paese. Anche lo stesso Draghi ha notato che occorre un coinvolgimento anche psicologico delle persone, della fiducia, eccetera. Però occorre, e noi non possiamo non sottolinearlo, occorre una partecipazione diffusa della società civile organizzata e delle parti sociali nello specifico. Quelle che noi abbiamo rappresentato al CNEL, ma in generale non è un modo di dire, non basta una partecipazione episodica così di cortesia. Guardiamo anche quello che si sta facendo in altri paesi, noi abbiamo un rapporto continuo col CESE, col Comitato Economico e Sociale Europeo, occorre una partecipazione stabile, strutturata, le modalità si possono discutere, ma che effettivamente mostri un contributo della società civile organizzata sia nella fase, come si dice, ascendente, cioè di scelta delle priorità, sia poi nella fase attuativa, che ovviamente va per i rami del paese, delle strutture del paese, pubbliche e private, e quindi si possono discutere le modalità, ma certamente questo è uno strumento essenziale se vogliamo sostenere questo sforzo immane. Noi abbiamo anche sottolineato, indicato una cosa molto semplicemente, la comunicazione. Comunicare gli obiettivi, comunicare gli stati di avanzamento, cosa che fino adesso è successa poco o niente. La comunicazione fatta bene è un modo per mobilitare anche le persone, renderle coscienti, per vincere le resistenze e i ritardi che ci saranno nell'attuazione di questo piano. L'altro versante della partecipazione è la partecipazione istituzionale. Abbiamo già detto delle regioni e degli enti locali, ma il CNEL ha un titolo particolare, istituzionale, costituzionale, per dare le proprie osservazioni e pareri, come noi facciamo, e quindi intendiamo continuare più che mai, come del resto stiamo già facendo. Anzi, io ringrazio il Parlamento perché ci ha coinvolto sempre sentendo le nostre osservazioni, e devo dire il governo talora l'ha fatto meno. Ma a questo proposito, e finisco, richiamiamo qui alla fine del documento l'esperienza sia del CESE, del Comitato Europeo, sia del CNEL francese, perché sono significative, a mio avviso, di un modo di affrontare il problema in generale, ma in particolare in questo caso del piano europeo. Il CESE è, come è noto, credo la vostra commissione è notissimo, è strettamente istituzionalmente inserito nelle vicende, in particolare del semestre europeo, e in generale nella
costruzione del futuro dell'Europa. Adesso abbiamo anche, sembra che si riprenda questa idea della conferenza sul futuro dell'Europa, in cui noi avevamo pure cominciato a occuparci con l'allora ministro Amendola e che vorremmo riprendere quando fosse chiara la governance, il governo di questa cosa e anche gli obiettivi specifici. Ma il CNEL francese, lo cito perché è da poco che insomma, è stato regolato anche a livello di una legge costituzionale, il CNEL francese ha, non solo come abbiamo noi, titolo a dare pareri obbligatori, anche se non vincolanti, sui grandi atti di governo, e questo noi cerchiamo di... ma ha una in realtà presenza organica nel commissariato del piano e in generale negli atti di amministrazione, persino appunto nella configurazione del bilancio. E a questo proposito appunto crediamo che questa che è una nuova valorizzazione in sede europea della partecipazione sociale sia un'indicazione, una strada che potrebbe essere seguita anche dal nostro governo. Tanto più che poi noi siamo già molto coinvolti in queste vicende perché una legge recente, la legge Moavero, ha attribuito al CNEL la funzione consultiva e quindi la partecipazione di questo tipo alla formazione e all'attuazione delle politiche europee in generale, quindi su una pluralità di atti che ci vengono trasmessi e che noi in passato abbiamo cercato di corrispondere, adesso ci siamo attrezzati per essere ancora più puntuali e dare le nostre valutazioni su questi atti che ci vengono trasmessi. Io finisco questa parte che poi mi pareva la più importante, naturalmente richiamo all'attenzione tutta invece la nostra analisi specifica delle sei missioni e su questo abbiamo dato una particolare valutazione, dico solo questo, al fatto che ci siano tre assi trasversali messi proprio in risalto nell'attuazione di questi piani, cioè quello di considerare il problema dell'occupazione giovanile, dell'occupazione femminile e del sud come un problema generale, non un problema settoriale, con delle indicazioni che potrebbero essere anche più precise. Lo dico perché queste sono le tre ferite del nostro sistema sociale e quindi una cura effettiva è per noi fondamentale e appunto saremo lieti di dare proposte anche più specifiche perché non basta dire che queste sono tre priorità trasversali se poi non si riempiono di contenuti. E ancora veramente da ultimo indico che abbiamo indicato proposte poi specifiche sui settori più colpiti dalla pandemia, a cominciare dal turismo, dalla logistica dei trasporti, dalla sanità, naturalmente, last but not least, dalla istruzione che è per noi il motore fondamentale del futuro del nostro paese e anche in generale dell'Europa. Vi ringrazio. Grazie. A lei, professore, io non ho evidenza di richieste di intervento. Sì, la senatrice Bonino. Prego, senatrice. Non si sente. Deve riattivare l'audio. Ecco qua. Pronto? Perfetto. Vai. Vai, vai. Buongiorno. Solo una domanda le volevo fare perché non riesco a venirne a capo. Secondo me una delle fragilità del nostro sistema, a parte appunto la digitalizzazione, la pubblica amministrazione, eccetera, eccetera, è la molteplicità decisionale. Veramente sono molto preoccupata del fatto che poi le regioni, i comuni, eccetera, eccetera, specie sui progetti di grande impatto. E questa è una cosa che trovo molto preoccupante. Mi chiedo se il capofila di tutto il progetto avrà poteri di intervento da questo punto di vista, in modo che le regioni, per esempio, non vadano ognuno nei
per i fatti loro, perché se uno ha un progetto di alta velocità che implica tre regioni, bisogna pure che poi le regioni ci stiano e controllino, che ne so, i ricorsi al TAR piuttosto che a non so cosa, che blocca di nuovo tutto. E le faccio, parto dall'osservazione, per esempio, del nostro cumulo di infrazioni. Quasi tutte le infrazioni che colpiscono l'Italia e che colpiranno, compresa la Bolkestein, eccetera, eccetera, ma comunque vediamo quelle che già ci sono quasi tutte di ambito ambientale, le acque reflue, come si sa, le regioni, almeno quando ho provato io a coordinare, mettetevi in ordine, fa manco per niente. Allora mi chiedo se, peraltro è un peso abbastanza importante, diciamo così, sia nella esplicitazione esterna che in termini finanziari. Io mi chiedevo, ad esempio, se è possibile fare un'audizione proprio, se avete i dati voi, sulle infrazioni in corso. Perché non riesco proprio a capire quanto paghiamo per queste infrazioni e, peraltro, come risolverle. Perché se le regioni non si vogliono mettere in regola, non c'è molto che si possa fare a livello centrale. Quindi io volevo sottolineare questa fragilità che vedo di molteplicità decisionale e mi chiedevo se il MEF, che è stato messo come capofila di questo mega progetto, abbia però poi anche le competenze di farlo eseguire. Questo mi preoccupa molto, dottor Treu. Grazie, senatrice. Preoccupa anche noi moltissimo, anzi credo che anche lei conosce i nostri precedenti. Io è del 2001 che mi domando se la distribuzione delle competenze allora decisa, appunto in questo caso specifiche competenze delle regioni in materie delicatissime, sia stata una distribuzione confacente all'unità nazionale, ma qui purtroppo è vero, noi, questo è uno dei punti, qui l'abbiamo detto, ma insomma accennato senza insistere perché è purtroppo noto, quindi non è un problema concettuale, no, che uno non riesce a capire, no? Si capisce benissimo qual è il problema, è che o noi riusciamo a riprendere il discorso della riforma costituzionale dei livelli di competenza, del resto questo è un discorso da tempo lì, ma che difficilissimo, no? I tentativi si misurano a decenni e poi l'ultimo, che era andato a buon fine, è stato bocciato dal referendum, quindi figurate, è quasi difficile come i tentativi di rafforzare le competenze dell'Europa di cui io parlavo in materia sociale e sanitaria. L'unica cosa che noi possiamo fare, perché non sono solo le infrazioni ambientali, ma le assicuro che anche le infrazioni in materia di lavoro, i ritardi della giustizia sono decine e decine, bene, cioè male. Io credo che per quanto riguarda noi, adesso stiamo dentro di noi, sa quante sono le ricorsi alla Corte Costituzionale dovuti a litigi tra regioni e stati? Sono quelle che bloccano la gran parte del lavoro della Corte Costituzionale. Io ho colleghi che mi si lamentano tutti i giorni. Allora, qui la gravità della situazione è evidente. Allora, qui noi cosa abbiamo adesso in questa contingenza? Io l'unica cosa che posso dire, avendo visto da vicino anche per esempio tutte le versioni, tutti i problemi di una normativa sul mercato del lavoro, l'unica è, primo, una collaborazione istituzionale durevole e continua. Adesso siamo in un clima di unità nazionale, non deve riguardare solo tutte le cose che stiamo dicendo, ma in particolare, adesso che parliamo di questo, una collaborazione istituzionale effettiva delle regioni tramite la loro conferenza, in particolare su tutti gli atti di questo genere, perché questo è l'unico modo, dato che le competenze sono regionali in materia di lavoro, di ambiente, di infrastrutture, insomma, questa è la via maestra, anche la Corte Costituzionale. Certo, ci possono essere anche poteri sostitutivi, e qualche indicazione c'è qua e là.
possiamo adesso rafforzarla. Io ho qualche problema, perché se un sistema non funziona, perché le competenze sono mal distribuite o distribuite in questo modo, non è che a colpi di poteri sostitutivi riusciamo a raddrizzare le gambe, sarebbe purtroppo, rischierebbe di essere self-defeating. Quindi la collaborazione istituzionale che continui, che dimostri che c'è effettivamente un'unità di intenti, qualche potere sostitutivo, che il MEF sappia fare il suo mestiere, poi col nuovo ministro, insomma, che è super competente, e con lo stesso presidente, certo, ma ripeto, lì c'è su questi temi solo una moral suasion. Grazie professore, grazie della sua gentilezza, cortesia, della sua disponibilità. Ci aggiorniamo nelle prossime settimane. Grazie. Anche su questo stesso documento. Grazie e buona grazie giornata. Grazie a tutti. Grazie. Se mi ammettete, la Svimez, continueremmo. Eccoci qua, vedo inquadrato il presidente Giannola. Buongiorno, buongiorno presidente, buongiorno, grazie della sua disponibilità. Come grazie lei sa, le abbiamo chiesto questa audizione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le commissioni 14ª che presiedo e 5ª in congiunta sono chiamate ad un approfondimento del documento. Non sento più. Non mi sente? Mi sente? Non, se mi sentite io non vi sento. Noi la sentiamo. Mi sente? Non, noi sentiamo. Non sento, non so se voi mi sentite. Noi la sentiamo. Noi la sentiamo. Non, possiamo. Non sento niente. Signora, possiamo capire? Voi mi sentite? Noi la sentiamo, sì. Provo a... Ora? Lei? Luca, tu mi senti perché? Sì, sì, io sento, non si sente più il presidente... Bene, e allora io anche direi, professore, no. Siccome noi la sentiamo, presidente, lei inizi la sua relazione... E poi speriamo alla fine della sua relazione, per, nel caso in cui ci fossero interventi, facciamo da ponte. Dottor Giannola, sono la senatrice Giammanco. Ho messaggiato al funzionario della commissione per dire che appunto non lo sentiamo più. Ora vediamo se loro ci sentono, chiedo in modo tale che se appunto loro ci sentono, anche se noi non li sentiamo, lei può iniziare. Scusate, un attimino solo che siamo in contatto, sto attendendo una risposta. Grazie a lei. Grazie a lei. No, non ho capito, la senatrice Giammanco, non ho capito che cosa... Pronto? Mi sentite voi, senatori? Ok. Bene, io direi... No, ma anche Luca non sente, quindi... Allora, loro mi dicono che la sentono, mi dicono, okay. Però... Lo richiedo giusto per non fare gaffe, lo sentite? Okay. Non è necessario. Scusami, devo cominciare. Dottor Bianchi, tu mi senti? Scusi. Allora inizio. Prego, prego. Appunto, io non sento diciamo, la commissione, ma ho capito che loro mi sentono. Allora, sì, dovrebbero sentirla. Sì, prego, dovrebbero prego, professore. Grazie tanto. Prego, grazie a lei. Provo molto rapidamente a fare ovviamente un brevissimo commento, poi c'è un testo scritto che è a vostra disposizione e un testo scritto che aggiorna per quel poco che c'era da aggiornare rispetto a un'audizione che abbiamo tenuto proprio a fine il 29 di gennaio sullo stesso tema sostanzialmente e quindi è l'occasione magari di approfondire alcuni aspetti, alcune osservazioni
che riguardano la bozza attualmente disponibile del PRRM, diciamo. Ora, come abbiamo già rilevato, noi, come dire, indichiamo alcuni miglioramenti che sicuramente ci sono stati nella nuova versione rispetto alla precedente, miglioramenti che danno più chiaramente un quadro, ma che non eliminano alcune perplessità e contemporaneamente, a mio avviso, mettono in evidenza l'esigenza che ci sia un coordinamento tra il piano di per sé, che è un piano straordinario, con alcune regole e alcune diciamo attitudini rispetto a regole di politica, chiamiamole ordinarie, che dovrebbero adattarsi e rinnovarsi rispetto all'ordinarietà fino a qui corrente. Ora c'è una prima notazione, questa è molto banale, cioè noi sappiamo che dei 209 miliardi in realtà, va bene, gli aggiuntivi sono sostanzialmente ovviamente di meno, anche perché 87 di questi miliardi, di quella a fondo perduto, vanno a sostituire risorse impegnate nazionali su progetti già esistenti in corso d'opera. Faccio l'esempio della ferrovia Napoli-Bari, che viene incardinata nel recovery plan e appunto è finanziata per il residuo disponibile necessario con questi fondi. Quindi io chiederei, sarebbe interessante e importante avere una certa chiarezza sui criteri, perché è una cosa ammissibile sicuramente, almeno così risulta dalle regole di ingaggio, diciamo, fornite dall'Unione Europea. Contemporaneamente però la motivazione è interessante, che sarebbe interessante esplicitare la motivazione, perché non vorrei che fosse una sorta di ricorso ex ante rispetto alla tradizione dei fondi di coesione ai cosiddetti progetti sponda, cioè nel senso che i progetti sui quali vengono appostate queste risorse a fondo perduto sono progetti certi, certificati, di cui si è fatta la verifica e per cui non vanno incontro a progetti a livello europeo e in qualche misura assorbono una serie di risorse. E non è proprio la cosa più encomiabile, però si capisce la motivazione. L'altra ovviamente è quella di contenere l'indebitamento, perché è chiaro che le risorse nazionali presumibilmente sono debito o ricorso, diciamo, al mercato, dove questi sono a fondo perduto. Quindi anche questo sarebbe un punto interessante, anche perché sarebbe interessante vedere la geografia di queste, di questi, diciamo, tra virgolette, progetti sponda o progetti sicuri, che anche quello ha un suo significato nell'ambito di questo progetto. Le carenze che continuiamo, io mi soffermo molto rapidamente su questo, è ancora una non chiara esplicitazione della visione e non chiara evidenza di come e se il progetto intende rispondere a quella che è la indicazione della Commissione, cioè praticamente di affrontare il tema della coesione e della riduzione delle disparità. Anche qui credo in questo punto il raccordo tra politiche ordinarie, l'ordinarietà e l'intervento del recovery plan sarebbe particolarmente utile e importante, soprattutto nella prospettiva di medio-lungo periodo. E mi spiego, cioè nel senso che implicitamente, almeno così si capisce nella bozza, il concetto di affrontare il problema della coesione, delle disparità, viene rinviato a una sorta di meccanismo automatico per cui se io affronto la sanità
affronta evidentemente con certi criteri e automaticamente questi criteri dovrebbero ridurre le disparità geografiche, così la scuola, eccetera, eccetera. Questa è una visione ottimistica perché, per come sappiamo, queste disparità erano note da sempre, queste disparità da sempre sono state discusse e da sempre non sono state ridotte. Se quindi adottiamo il concetto di trasversalità così asettico, apparentemente automatico, rischiamo di fare, di continuare nella diversità dei diritti, nella diversità quindi dell'efficienza, nella diversità dello sviluppo, il che sarebbe esattamente il contrario di quello che il recovery plan si avrebbe come compito fondamentale. Un'ultima preoccupazione, anzi, una preoccupazione che già nell'altra audizione a fine gennaio avevamo esplicitato, riguardava la decisione, per noi opportuna in un certo senso, di anticipare e di far convergere le risorse dell'FSC, Fondo Sviluppo e Coesione, sul progetto del Recovery Plan, con l'ovvia, come dire, intenzione che quelle risorse che sono, diciamo, decisamente addizionali e, come dire, dedicate alle aree della coesione vengano contabilizzate come tale e ristorate poi successivamente in modo tale da non intaccare l'FSC. Su questo credo magari poi il direttore Bianchi espliciterà meglio dal punto di vista del dettaglio la preoccupazione che ci viene in mente, una preoccupazione appunto perfettamente sanabile, credo appunto che non c'è nessuna intenzione, ma è bene essere coerenti e, come dire, attenti a questo aspetto. Io mi soffermo semplicemente ora su due o tre punti più generali. Il punto più generale è il ruolo del Mezzogiorno in questo recovery plan. Devo dire che è un ruolo che rimane abbastanza misterioso, sia nella bozza e devo dire anche nelle poche dichiarazioni che forse molto saggiamente il Presidente del Consiglio, facendo riferimento proprio al Recovery Plan, ha manifestato. E credo cioè, che per noi è importante che in questa fase, soprattutto con questo piano, il Mezzogiorno sia un pezzo della politica nazionale e non sia affidato alle cure della politica di coesione o alle cure di un ridotto all'interno del recovery plan che affronta il Mezzogiorno come una cosa a sé stante. Il Mezzogiorno, a nostro avviso, in questa occasione dovrebbe essere il perno centrale della strategia di riavvio dell'economia nazionale sotto diversi aspetti. Il primo aspetto è proprio quello della visione, cioè nella bozza e al momento non vediamo traccia di un disegno strategico che guidi il recovery plan. È un insieme di tanti progetti e la strategia sarebbe, come dire, delegata alla trasversalità di cui facevo prima. A quale facevo prima cenno. Questo sarebbe un errore fondamentale perché vuol dire una mancanza di analisi su che cos'è l'Italia, su cos'è il Mezzogiorno, il Nord e il Sud all'interno delle prospettive per il quale il Recovery Plan è stato messo in piedi dall'Europa e per venire incontro alla drammatica difficoltà di un paese come l'Italia, che è fondamentale. Che è fondamentale per raggiungere gli obiettivi, questo sembriamo dimenticarlo, che l'Europa si pone per il 2030 e il 2050, cioè la decarbonizzazione integrale, e questo porta, a nostro avviso, una necessaria declinazione di una visione strategica in cui il Mezzogiorno diventa la punta di diamante della capacità italiana di farsi interprete e di realizzare, di dare il suo apporto alla strategia europea per il 2030-2050.
In che modo? Noi l'abbiamo detto mille volte e quindi lo ripeto sinteticamente. Manca completamente nel recovery plan bozza. Non abbiamo visto grandi accenni nelle pochissime cose alluse rispetto a questo, neanche ultimamente. Manca completamente tutto il discorso su zone economiche speciali come strumento nuovo, non attivo. Da 3 anni che ha bisogno di alcune innovazioni istituzionali da inserire rapidissimamente e soprattutto e in contemporanea una strategia sulla portualità meridionale e italiana che viene relegata in un modo che non è tanto preoccupante, addirittura molto allarmante, cioè quando si dice che Genova e Trieste sono i porti, si conferma nella seconda bozza che Genova e Trieste sono i porti strategici e che quelli del sud sono a vocazione turistica, si sta praticamente definendo una strategia che è esattamente l'opposto di quello che credo l'Europa, e mi auguro l'Europa, ci vorrà casomai indicare e correggere. A nostro avviso, la strategia della portualità italiana è quella proprio di puntare sulla novità delle zone economiche speciali come strumento di politica industriale, di attrazione degli investimenti e di logistica a valore, senza la quale credo che il sistema Italia avrebbe poche chance di riprendere a correre come necessariamente dovrebbe fare. E quindi questo è un punto molto importante, delicato, su cui andrebbe spesa molta attenzione e il recovery plan dovrebbe chiarire esattamente quali sono i progetti. Il progetto, diciamo, in termini di investimento è molto chiaro. Prendiamo il porto di Augusta, il problema del porto di Augusta è come dire, una bonifica integrale di quel porto, la stessa cosa a Napoli e alcuni altri porti. Quindi quelli sono progetti chiari, precisi, ci sono autorità portuali che credo siano in grado di renderli cantierabili rapidamente e per il 2026 sarebbero risolti e avrebbero messo l'Italia in una situazione nel Mediterraneo di forte capacità competitiva e anche di forte controllo di un mercato, di un'area che è sempre più centrale. Ed è rispetto a queste caratteristiche che penso l'Europa guarda al Mediterraneo con rinnovato interesse e con rinnovato interesse cerca di supportare il principale partner del Mediterraneo, cioè l'Italia. Se questo manca, credo che manca il filo conduttore, anzi l'inizio, l'avvio di un qualsiasi ragionamento strategico. Questo non è, devo dire, separare le strategie del nord e del sud, è tutto il contrario, è riorientare una strategia verso obiettivi realizzabili dal Made in Italy, dalla logistica e dal ruolo della portualità italiana, da Genova a Trieste fino a Gioia Tauro e Augusta, eccetera, eccetera. L'ultima cosa che vorrei ricordare è la transizione ecologica. Se noi dimentichiamo la portualità, stiamo praticamente tagliandoci fuori da un enorme vantaggio che l'Italia ha di immediatamente passare a una intermodalità per cui il trasporto su gomma massimo responsabile di emissione di CO2 viene radicalmente e rapidamente ridimensionato e riorientato col semplice avvio di quelle che da anni si chiedono, cioè le autostrade del mare, per le quali abbiamo fior fiori di flotte, fior fiori di tecnologie non inquinanti e che sarebbero in Europa l'esempio, il prototipo di come organizzare e gestire la transizione ecologica, ancora prima di grandi innovazioni tecnologiche, con le cose oggi esistenti. Noi abbiamo un vantaggio statico immediato che non stiamo utilizzando e che dovremmo utilizzare, perché questo ci renderebbe ancora più competitivi e capaci di riprendere a crescere. Queste sono alcune solo delle considerazioni. Io lascerei ora a
L'ultima cosa importante nel nesso tra politiche ordinarie e recovery plan è che questa trasversalità va resa esplicita con una regola molto semplice, cioè quella che è l'elemento fondamentale della disuguaglianza e della mancata coesione che l'Europa ci lamenta e ci chiede di correggere, e cioè che i diritti di cittadinanza, detti in soldoni, sanità, scuola e mobilità, quindi alta velocità con tutto quello che comporta, compreso il ponte sullo stretto, queste cose non sono esattamente fruibili a pari titolo dai cittadini a seconda della loro residenza. Allora, in questo momento in cui le risorse non sono abbondanti, ma sono sicuramente molto più orientate e decisamente superiori alla media della nostra ultima esperienza, dovremmo trovare una regola molto semplice per applicare, quindi esplicitarla in modo, noi abbiamo già indicato 3 audizioni fa, credo, la regola della quota pro capite di medio e lungo periodo, ormai perfettamente conoscibile per tutti i servizi, da rendere come il benchmark utilizzabile per assegnare le risorse. E se la politica ordinaria non fa questo, noi e quindi continua con la prassi della spesa storica, tanto per capirci, noi potremmo fare tutte le politiche straordinarie, tutti come dire, i piani Marshall del 2000 o del 3000, ma non riusciremo mai a intaccare il dato di fondo, e cioè delle diversità tali che determinano poi l'abbattimento della produttività, l'incapacità di crescere e così via. E sul fatto che se cresce il sud, cresce di più anche l'Italia e anche il nord, abbiamo ampiamente, come anche un'altra parte ha fatto la Banca d'Italia, messo in campo numeri, evidenze e prospettive. Lascerei la parola a Luca Bianchi Bene. se Mi sente, sì, Presidente? ora la Bene. sento. Dottor Bianchi, se vuole aggiungere qualcosa lei. Buongiorno, intanto immagino i tempi siano molto ristretti, quindi no, solo 2 sottolineature. Uno appunto è quello a cui si faceva riferimento sull'utilizzo all'interno del PNRR del Fondo Sviluppo e Coesione per 21,2 miliardi, elemento che appunto trova una sua, diciamo, motivazione e corretta nell'esigenza sia di coerenza degli interventi della coesione nazionale con gli interventi previsti dal piano, sia sull'esigenza di accelerare la spesa del Fondo Sviluppo e Coesione, che ricordo, diciamo, è ancora, diciamo, con livelli di attuazione molto bassi. No, quello che noi chiediamo però appunto che venga meglio esplicitato nel testo per quali interventi viene utilizzato il Fondo Sviluppo e Coesione all'interno del PNRR, perché appunto il Fondo Sviluppo e Coesione, come è noto, ha una destinazione territoriale dell'80% nel Mezzogiorno, e quindi quello che noi proponevamo, ci aspettavamo che, come fatto correttamente per React-EU, in cui è previsto l'utilizzo delle risorse React-EU, ma una identificazione già nel piano degli interventi che va diciamo, ad alimentare quella fonte di finanziamento, sia fatto lo stesso per l'FSC, che è l'unica maniera appunto per verificare poi che venga mantenuta l'allocazione territoriale, e soprattutto il fatto che il Fondo Sviluppo e Coesione rimanga aggiuntivo non soltanto rispetto alla spesa ordinaria, ma anche rispetto alla spesa prevista all'interno appunto del PNRR. L'altro elemento che riguarda, diciamo, l'abbiamo sottolineato appunto come la seconda bozza, diciamo così, del PNRR rappresenti un importante passo avanti rispetto alla precedente, soprattutto nella composizione delle risorse per missioni, nel senso che è data una maggiore centralità agli interventi per quelli che noi chiamiamo diritti di cittadinanza, cioè salute e istruzione. Su questo però, se vogliamo garantire che l'obiettivo previsto ovviamente dal Next Generation UE è ribadito nelle linee guida europea, cioè l'obiettivo di utilizzare queste risorse per
per ridurre le disuguaglianze in offerta di servizi pubblici nelle diverse aree del territorio, con l'aggravante che il Sud ha sofferto di più anche la crisi pandemica, sia necessario introdurre non soltanto dei target più precisi in termini di obiettivi delle politiche, faccio ad esempio la quota di asili nido, la quota da raggiungere ad esempio nel tempo pieno, ma che questi obiettivi vengano declinati a livello territoriale, perché darsi un obiettivo nazionale ad esempio di offerta di asili nido può mancare l'obiettivo di avvicinare le distanze dai territori, quando già sappiamo appunto che l'offerta di asili nido è molto superiore alla media europea in alcune regioni italiane e assolutamente insufficiente in regioni del mezzogiorno. Quindi, essendo queste risorse anch'esse aggiuntive, dobbiamo darci dei è necessario che il piano preveda dei target quantitativi in termini di offerta di servizio. Penso al tempo pieno, appunto, penso agli asili nido, penso al tema dell'offerta di servizi sanitari, ma che essi siano declinati a livello territoriale, così da poter garantire in questa maniera che ci sia un'allocazione privilegiata sulle aree più in ritardo di sviluppo, perché ricordiamolo, anche la dimensione finanziaria del Next Generation UE destinata all'Italia è così ingente proprio per effetto dei divari che ci sono nel mezzogiorno, e quindi non c'è il destinare prevalentemente al sud queste risorse non è tanto un elemento, diciamo, di come posso dire, di concessione al sud, ma in qualche misura vuol dire rispondere agli obiettivi stessi che l'Europa ci ha dato, quindi di ridurre soprattutto le disuguaglianze. Bene. Quindi concentrare più sul fondo delle disuguaglianze, che vuol dire generazionali, di genere e territoriale, è uno degli obiettivi principali, e avere degli diciamo dei target territoriali può aiutare in questo obiettivo. Grazie. Grazie dottor Bianchi, io condivido molte cose dette da lei, ma anche dal Presidente, le avevo già appuntate tra le mie note di viaggio in questo incarico sul recovery. C'è una domanda da parte della senatrice Ricciardi. Prego, senatrice. Grazie Presidente. Allora, benvenuto professor Giannola, professor Bianchi. Allora, io avrei due domande. Perché sul sito web, quello istituzionale dello Svimez, è possibile analizzare alcune stime che sono relative all'impatto della dotazione del Next Generation UE sulla crescita del mezzogiorno. In particolare, infatti, la Svimez ipotizza due scenari. In un primo scenario si ipotizza che la quota di Next Generation corrisposta al Sud sia solo del 24%, e questa percentuale corrispondente alla quota di risorse ordinarie mediamente spesa al Sud tra il 2014 e il 2019, cioè questa è la modalità. In questo scenario di ripartizione territoriale, l'effetto aggiuntivo quindi complessivo sulla crescita meridionale è dell'8%, in termini di occupazioni all'incirca l'impatto è dei più 400.000 posti di lavoro al Sud. Nel secondo scenario prospettato si ipotizza che la quota invece corrisposta al Sud ammonti al 50% dei fondi di Next Generation UE. E quest'altro scenario comporterebbe un incremento del PIL nel meridione dell'11,6, una crescita occupazionale di più 500.000 posti di lavoro e anche una crescita complessiva dell'economia nazionale di un punto percentuale, cioè il PIL italiano passerebbe da più 7,30 a 8,20%. Premesso questo, nel Next Generation UE non si discorre esplicitamente di una quota di riparto per il mezzogiorno. Anche il riferimento alla clausola del 34% presente nella bozza del 7 dicembre di fatto è scomparsa nella versione che è stata approvata il 12 gennaio scorso. Pertanto la mia domanda è: ritenete condivisibile fare esplicito riferimento a delle quote di riparto blindate per il Sud nel PNRR? Passo alla seconda domanda e mi riaggancio a quanto appena detto dal dottor Bianchi. E abbiamo visto che i criteri che sono stati individuati da Bruxelles affinché le risorse vengano distribuite sono direttamente proporzionale alla popolazione, inversamente proporzionale al livello di reddito pro capite, direttamente proporzionale al tasso di disoccupazione medio degli ultimi 5 anni.
Quindi è logico quindi ritenere che alla luce di queste variabili l'Italia ha ottenuto un importo, sappiamo bene 209 miliardi, soprattutto a causa delle regioni che sono meno sviluppate e che hanno un PIL più esiguo e una minore occupazione. In particolare nella relazione sulla proposta di linee guida che sono state del PNRR approvata dalla Camera nel mese di ottobre, la Commissione della Camera, la 14ª, ha chiesto di applicare con eventuali aggiustamenti il criterio di riparto tra i paesi previsto per le sovvenzioni dal dispositivo di ripresa e resilienza, popolazione, PIL pro capite e tasso di disoccupazione anche all'interno del paese. Ciò premesso, lo Svimez ritiene condivisibile e utile l'applicazione delle variabili stabilite dall'Unione Europea anche all'interno del nostro paese? Grazie. Grazie, non ho altre richieste di intervenire, di domande. Prego, professor Giannola. Sì, dunque riguardo alla crescita, la prima domanda, sì, quella è la stima che con il nostro modello abbiamo ottenuto, che diciamo abbiamo fatto anche in passato, abbiamo per quella che riguardava la clausola del 34% alcuni anni fa, clausola che poi è stata reinserita per legge ma mai rispettata comunque, quindi è un esercizio accademico finora, ecco. E l'ultimo esercizio, appunto quello per il PRRN, e ci dice non solo che il Sud cresce con quella quota del 50%, il Mezzogiorno diciamo a conti fatti alla fine del periodo, il moltiplicatore di medio-lungo periodo porterebbe un incremento dell'11,6% rispetto all'8,1% con l'altra quota molto più realisticamente bassa, ma ci dice anche che cresce il reddito italiano e ci dice anche che cresce il reddito del centro-nord, quindi non è che questa, come dire, ripartizione o ricomposizione penalizza, così come era evidente anche con la clausola del 34% nell'esercizio di qualche anno fa fatto sempre con lo stesso modello, ed è un modello abbastanza stabile, abbastanza, come dire, affidabile, nella misura in cui per esempio le nostre previsioni che facciamo continuamente e così via sono, direi, abbastanza solide. Quindi questo è un punto importante ed è un punto che si connette all'integrazione che c'è tra nord e sud, e che in qualche misura, se riparte la parte più debole, la parte più debole alimenta fortemente anche la parte più forte, quindi questa è una caratteristica. E riguardo all'applicazione dei criteri, rifacendo con attenzione il calcolo sulla base dei criteri definiti dall'Unione Europea per quello che riguarda gli Stati, la quota che dovrebbe andare al Mezzogiorno, volendo essere contabili, è di un po' superiore al 60%, anzi è sul 65%, quindi aver fatto l'esercizio sul 50% è come dire affidarsi a quella trasversalità di cui si diceva che almeno dovrebbe portare a un vantaggio di quel genere, ma se arrivassimo al 65%, ma questo, ecco, io direi che più che chiedere che sia esattamente integrato quella cosa, si può chiedere, si dovrebbe chiedere un riparto che dia un pavimento ai possibili sforamenti legati alla valutazione poi sui progetti. Quindi io posso capire che ci sono delle cose strategiche che possono non permettere di allocare al sud il 66%. Da quel punto di vista io ritengo a maggior ragione allora è molto importante avere una strategia. Sapere che per esempio i porti costano poco, le vie del mare costano poco ma hanno un impatto strategico molto importante, è un trade-off rispetto a dire quante risorse devono dare. E l'altro elemento, per così dire, di interazione, di integrazione con del paese è quello che dicevo prima. Se non si affronta il problema della spesa storica come fatto strutturale, endemico, dal momento in cui c'è una legge che esattamente nega il ruolo della spesa storica dal 2009,
E beh, quello è un problema che va affrontato prima ancora di poter affrontare una riapertura, che mi auguro non avvenga, della discussione sulle autonomie rafforzate, perché autonomia rafforzata e spesa storica vogliono dire esattamente vanificare anche il PRRM. Grazie. Bene, grazie professore, veramente grazie di queste sue considerazioni molto qualificate e che inquadrano, questo è il mio punto di vista evidentemente, uno dei principali nodi critici dell'impianto che è stato consegnato al Parlamento e sul quale vorremmo intervenire in maniera robusta. Sono d'accordo con lei anche sul tema di non legarci alla percentuale, ma di guardare alla destinazione reale delle risorse necessarie a provare a ridurre questo gap che è evidente, urla quell'assenza totale della portualità del Mezzogiorno, se è vero come è vero che l'Europa, ma non solo l'Europa, riconosce a quei porti del Mezzogiorno un ruolo strategico nel Mediterraneo che noi non possiamo negare. Avremo modo nelle prossime settimane di risentirci, lo faremo perché abbiamo bisogno anche della vostra competenza, della vostra capacità di approfondimento, e quindi io per il momento vi ringrazio e ci aggiorniamo in queste settimane per vedere come possiamo provare a svolgere insieme questo servizio di qualificazione. Grazie. Grazie a voi e arrivederci, a presto. Grazie professore, grazie dottor Bianchi. Siamo a mettere l'ultimo intervento per oggi e per stamattina, è Istat. Dovremmo avere il direttore della Direzione Centrale per gli Studi e la Valorizzazione Tematica nell'area delle statistiche economiche, il dottor Oneto, e poi anche il dottor Bacchini, dirigente del Servizio per l'Analisi dei Dati e la Ricerca Economica, Sociale e Ambientale. Mi date conferma? Eccomi. Allora, professor Oneto, mi sente? Professore, mi sente? Dottor Bacchini? Spero che non abbiamo commesso lo stesso... No, bene. Allora, dottor Oneto, professor Bacchini... Professore... Professore Bacchini, mi sente? Ci sente? Io vorrei capire poi come facciamo, diciamo, a chiedere ad un tecnico che quando facciamo le audizioni non si allontani da questa stanza. Credo che sia... Colleghi, scusateci un minuto, vediamo di risolvere questo problema tecnico.
Professore, mi sente? Ci siamo? Che succede? Il più grande è quello che deve essere scritto. Professore, ora mi sente? Professore, mi sente? Mi sente ora? Professore, mi sente? Io la vedo, ma non...
Mi sente? Professore? Professore, c'è? Professore, mi sente ora? Mi sentite? Sì, ora sì, bene. Tanto tuo nome. Ok, allora scusate. Prego, io le proviamo, proviamo a fare così, con questo... Sì. Io comincerei subito perché siamo in ritardo sui tempi. Immagino. L'oggetto è il PNRR, le do la parola immediatamente, grazie. Ok, la ringrazio molto. Noi naturalmente commentiamo il PNRR di gennaio scorso. Come sapete c'è stata una nostra lezione il 29 gennaio in cui abbiamo depositato un testo e adesso l'abbiamo in qualche maniera aggiornato per la parte congiunturale, quindi quello che avete detto stamattina è adesso aggiornato, e è stata effettuata una lezione il 2 settembre, già in fase diciamo di preparazione del piano. In questa sede avevamo dichiarato di un'area prioritaria di interventi proposte un'analisi di alcune criticità del paese, che era una fase lunga di bassa crescita della produttività, la conduzione degli investimenti privati e pubblici, il basso livello di assorbimento delle tecnologie digitali da parte del sistema produttivo, l'eterogeneità dei profili di impresa e la differente capacità di risposta agli shock da parte del gestore. Professore, noi così sentiamo male però, eh? Non so se si può avvicinare, non lo so come... Io sono praticamente appiccicato al computer. Così va meglio, però... così va meglio. Va bene, allora parlerò proprio sopra al computer, scusatemi che vedrete solo la mia cravatta e null'altro. La crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 con i suoi effetti profondi e disuguali sul sistema produttivo e sulle famiglie, che l'Istat ha cominciato a descrivere in questi mesi, si fonde con questa criticità che pone nuove sfide all'economia e alla società. Dovrebbero quindi procedere lungo questo duplice binario, favorire nel breve periodo la ripresa dell'economia e mitigare gli effetti della crisi, e assicurare al contempo una traiettoria di crescita più solida, sostenibile ed equa nel lungo periodo. Nel testo che vi abbiamo inviato e che avete a vostra disposizione si presenta da prima un breve quadro della congiuntura delle prospettive a breve termine dell'economia, insieme a due focus sull'evoluzione recente del mercato del lavoro e sul bilancio demografico atteso per il 2020. C'è poi una proposta che è economico del PNR, il modello dell'Istat, si soffermerà in seguito sul tema del monitoraggio. Nell'ultima parte del testo, professore, così si fa fatica perché la voce spesso non si sente, quindi non so come possiamo risolvere il suo problema. Ma...
C'è un altro portatile che era in connessione. Se... Quando lei guarda il video, noi la sentiamo bene. Appena si volta al lato, non sentiamo più. Posso cercare di evitare di voltarmi, è sinceramente un po' complicato, ma posso fare questo esercizio. Vi do ancora qualche elemento, comunque insomma appunto diciamo un fatto importante è che tutto quello che io sto dicendo viene ripreso da questo testo che abbiamo inviato e che è molto più completo, esaustivo e che potete comunque quindi utilizzare. Riguardo al quadro economico internazionale, possiamo dire che anche se caratterizzate ancora da un'elevata incertezza, le prospettive economiche internazionali appaiono in graduale miglioramento, beneficiando anche dell'avvio della campagna vaccinale in molti paesi. A gennaio il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo le proiezioni del PIL mondiale, sia per il 2020 che per il 2021. Quelle per il 2020 sono naturalmente dei preconsuntivi. Dopo un calo del 3,5%, l'economia dovrebbe rimbalzare del 5,5%. Concentrandosi sull'area euro, dopo il rimbalzo dei mesi estivi, il PIL nel quarto trimestre ha registrato un calo limitato dello 0,6%, portando la variazione tendenziale al meno 5%. Nel dettaglio nazionale il PIL in Francia è diminuito dell'1,3%, in Spagna e in Germania è cresciuto lievemente, nel nostro paese, adesso poi ci torniamo riguardo ai risultati del nostro paese. Il PIL dell'area dell'euro misurato appunto attraverso i dati trimestrali quindi a questo punto si stima si sia contratto del 6,8%. Le recenti previsioni del Fondo Monetario indicano per il 2021 una crescita dell'economia del 4,2%. Riguardo all'economia italiana nello specifico, secondo la stima preliminare del PIL diffusa lo scorso 2 febbraio, l'economia italiana ha registrato nel quarto trimestre una nuova contrazione, meno 2% rispetto al trimestre precedente, dopo un recupero molto forte segnato nel terzo trimestre, quando avevamo segnato un più 16%. Sulla base di questa stima provvisoria, nel 2020 il PIL corretto per gli effetti di calendario è diminuito dell'8,9%, mentre il PIL stimato su dati trimestrali grezzi è calato dell'8,8%. La variazione acquisita per il 2021 è positiva, è pari a più 2,3%. Un dato da segnalare molto recente riguarda la produzione industriale. Nel quarto trimestre la caduta della produzione industriale al netto delle costruzioni è stata contenuta, a meno 0,8%, e a dicembre in particolare è stato un calo molto lieve, 0,2%. Il settore delle costruzioni, che aveva recuperato tantissimo nel terzo trimestre, invece ha subito nel quarto trimestre un calo rilevante della produzione, scesa in termini congiunturali del 3,4%. Ancora un dato sulle esportazioni: le esportazioni a dicembre misurate in volume hanno segnato un aumento congiunturale più 3,5%, a sintesi di un miglioramento più ampio delle vendite sui mercati UE rispetto a quelli extra UE. E quindi nel 2020 nel totale le esportazioni sono cadute del 10,3%, che quindi è il risultato diciamo dovuto alla crisi. Velocemente qualche elemento sulla evoluzione recente del mercato del lavoro. Nel 2020, dopo la stagnazione all'inizio dell'anno, c'è stato una forte caduta, poi una ripresa dell'occupazione a luglio e agosto, ancora stabilità a settembre e poi una discesa che si è accentuata a dicembre. In questo mese, quindi a dicembre, i livelli di occupazione e disoccupazione restano molto inferiori a quelli di febbraio, rispettivamente di 425.000 unità per l'occupazione e di 150.000 unità per la disoccupazione, mentre è molto aumentata l'inattività, che è superiore di circa 420.000 unità rispetto al dato di febbraio, quindi rispetto al dato pre-crisi. I dati recenti accentuano il quadro per cui gli effetti della crisi occupazionale si sono in prevalenza ripercossi sulle componenti più vulnerabili del mercato del lavoro: giovani, donne e straniere, spesso occupate nei settori più coinvolti dell'emergenza sanitaria
più coinvolte dalle restrizioni, sulla posizioni e anche sulle posizioni meno tutelate nell'area del paese che è sempre, come dire, in maggiore crisi, cioè il Mezzogiorno. Trovate poi nella relazione un breve focus sul bilancio demografico del 2020. Riguardo a una prima valutazione dell'impatto macroeconomico del piano, l'Istat ha compiuto un esercizio diciamo di simulazione in cui la simulazione prevede di applicare la quota del 70% da destinare agli investimenti pubblici ai 158 miliardi diciamo esposti nel piano, risultanti dalla somma dei fondi attribuiti ai nuovi interventi e quelli riferiti al programma React-EU. Si sono poi introdotte ulteriori ipotesi riguardante l'allocazione di fondi separando la componente di investimento tangibili da quella degli investimenti intangibili, quindi ricerca e sviluppo e digitale. Il risultato di questa simulazione è che nel 2025 il PIL registrerebbe uno scostamento positivo, quindi un risultato più positivo rispetto al, diciamo, allo scenario base di 2,3 punti percentuali in termini appunto di crescita del PIL rispetto allo scenario base. In particolare l'aumento del PIL sarebbe associato a un miglioramento dell'occupazione pari a circa 275.000 occupati e a una riduzione del tasso di disoccupazione di 0,7 punti percentuali. L'aumento degli investimenti determinerebbe sia il rialzo della quota, quindi della quota degli investimenti sul PIL, che tornerebbe sopra il 19%, sia una ricomposizione a favore di quelli in beni intangibili con effetti positivi sulla produttività del lavoro. Questa simulazione è accompagnata da un approfondimento sulla tendenza degli investimenti in Italia, diciamo nell'ultimo decennio. Un altro elemento, e questo è l'ultimo che vogliamo sottolineare prima poi di elencare brevissimamente gli altri approfondimenti che vi abbiamo messo a disposizione, riguardo al monitoraggio e la valutazione degli obiettivi. Appare utile richiamare l'opportunità di una rapida implementazione di un disegno strutturato di monitoraggio dell'intero piano. Ciò avrebbe il vantaggio di favorire una discussione più ampia e trasparente sull'impatto atteso delle misure indicate, di prefigurare la necessaria condizione di accountability di un programma imponente per dimensione economica e articolazione progettuale. Oltre a questo, permetterebbe di valutare al meglio le interconnessioni tra le diverse missioni e la coerenza delle diverse linee progettuali rispetto al raggiungimento degli obiettivi. In quest'ottica può essere utile ricordare come la Commissione europea abbia già inserito nel Country Report Italia 2020 un allegato dedicato ai progressi del Paese verso il raggiungimento degli obiettivi SDGs, fornendo anche una classificazione del livello di criticità assunto dal valore degli indicatori rispetto alla dimensione dei social rights. L'utilizzo di questo framework, del framework SDGs, consentirebbe di monitorare l'evoluzione della maggior parte degli indicatori in termini di genere, fasce d'età e territorio. Più in generale appare auspicabile l'identificazione sistematica per ciascuna linea di intervento di uno o più di indicatori di monitoraggio riconducibili al quadro macroeconomico, al framework SDGs e a dimensioni tematiche specifiche da introdurre ad esempio sul sistema delle imprese. Questo orientamento richiederebbe un attento lavoro di selezione degli indicatori. In particolare sarebbe necessario tenere conto dei requisiti di sensibilità alla valutazione, parsimonia, fattibilità, tempestività e disponibilità delle osservazioni del tempo. Diciamo, in questa ipotesi l'Istat è pronta a fornire tutta la propria expertise su questo genere di misurazione, analisi e valutazione. Ultimissimo elemento, ricordiamo che riguardo al dispositivo Recovery and Resilience Facility, la Commissione europea richiederà uno specifico impegnativo monitoraggio riguardante la registrazione accurata nei conti di finanza pubblico. A partire dall'autunno inizierà la discussione nelle sedi statistiche europee per definire un insieme di informazioni dettagliate riguardanti i flussi finanziari. Le autorità comunitarie hanno proposto delle tavole supplementari da trasmettere semestralmente.
La discussione sul formato finale, sul dettaglio informativo delle tavole supplementari è ancora in corso, ma risulta già molto chiaro che i dati richiesti implicheranno meccanismi di monitoraggio dei finanziamenti della spesa particolarmente organizzati ed efficienti, con flussi informativi sistematici verso l'Istat da parte del Ministero dell'Economia. Questo era il testo principale. C'è poi una lunga sezione nel testo che voi avete avuto sugli aspetti tematici, che riguardano diverse dimensioni chiave del piano, fra cui sostegno alla transizione delle imprese verso profili a più elevato contenuto digitale innovativo. C'è una sezione su una prima stima dell'occupazione coinvolta nelle missioni digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica. C'è una parte importante sulle difficoltà del turismo, una sezione sul patrimonio culturale e quindi in particolare sui risultati dell'indagine sui musei, e altri elementi su aziende agricole e lo sviluppo dell'agricoltura sostenibile, i fattori di pressione dell'ambiente e l'indagine sui consumi energetici delle famiglie, la tutela delle risorse idriche, ancora un ampio paragrafo sul piano asili nido e servizi integrati, l'istruzione, la ricerca e ancora sul comparto di assistenza alla disabilità e infine informazioni sul sistema sanitario, sulla salute. Mi fermo qua. Grazie dottore, grazie professore. Avevo indicata un'altra persona, non so se deve aggiungere qualcosa il dottor Bacchini. Abbiamo un'altra utente. Sì, fra l'altro lo sentiamo meglio, comunque siamo nella stessa sala, quindi. Prego. Appunto, noi abbiamo finito e possiamo usare quest'altra utenza se ci sono delle domande. No, non ho registrato domande, richieste di chiarimento, quindi noi abbiamo ricevuto il vostro testo e quindi credo che si possa finire così oggi l'audizione. La ringrazio, nonostante l'inconveniente tecnico siamo riusciti a realizzarla, questo... Ce l'abbiamo fatta, va bene. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Bene, allora sospendiamo, ci rivediamo alle 3 per proseguire.